Bene, Eccoci. allora direi di partire, Bene, partite pure. Andrea. Allora, ben ritrovati a tutti i colleghi corsisti. Dopo la maratona di questa mattina, che è stata impegnativa ma molto molto interessante, che ci ha fornito degli spunti interessanti, delle conoscenze essenziali nell'ambito della regolamentazione delle esposizioni bancarie, cioè in uno dei settori chiave nell'ambito di una gestione di una crisi di impresa, passiamo a un secondo settore strategico, essenziale nella gestione nella procedura di eventuale composizione di una crisi di impresa, cioè quello dei rapporti di lavoro. Allora, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, come capite, come per le esposizioni bancarie, è essenziale che l'esperto acquisisca delle nozioni base, soprattutto per certi istituti e per certe fattispecie, perché sedersi a un tavolo dove cercare di trovare delle soluzioni, anzi magari suggerire, incoraggiarle, approfondirle insieme all'imprenditore che è in crisi, non si può fare se non si trovano le soluzioni proprio e non si valutano le situazioni con un minimo di competenza nell'ambito delle esposizioni dei debiti, quindi principalmente con istituti di credito, ma anche nell'ambito dei rapporti con le maestranze. Allora, oggi ci accompagneranno in questo excursus l'avvocato Francesco Rossi, giuslavorista del Foro di Padova, e il dottor Bettin dello studio Gambalonga and Partners. L'avvocato Francesco Rossi e il dottor Riccardo Bettin si alterneranno nell'esaminare gli istituti principali nell'ambito dei rapporti di lavoro, ma seguendo un po' quelle che sono le linee guida che sono state indicate nel decreto ministeriale del 28 settembre 2021. Faranno dei cenni o approfondiranno anche gli aspetti delle procedure di informazione e consultazione sindacale, quindi si sposteranno nell'ambito del diritto sindacale per vedere e dare delle indicazioni, degli esempi, degli spunti su eventuali accordi sindacali necessari anche in sede protetta per affrontare situazioni, ad esempio quella che spesso si trova nell'ambito di una crisi di impresa, di un'azienda, cioè di una quantità di dipendenti non più adeguata all'andamento e al fatturato dell'azienda. Verranno toccati poi anche altri aspetti rilevanti nell'ambito di crisi di impresa, ma senza più togliere parole tempo ai relatori di oggi, cedo la parola all'avvocato Francesco Rossi, avvertendo tutti ancora una volta che è essenziale non interrompere la connessione, rispondere alle domande che verranno poste, agli alert che verranno indicati e che verso metà del pomeriggio faremo come stamattina una pausa perché mi rendo conto che la giornata è veramente. Grazie, la parola all'avvocato. Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto l'Unione Triveneta che ha organizzato questo corso e in particolare l'avvocato Domenico Lucarini e l'avvocato Andrea Pallaver di avermi chiesto così di venire oggi a insomma, scambiare qualche considerazione con voi sul rapporto di lavoro e sui suoi rapporti appunto con la crisi d'impresa. Ecco, l'avvocato Lucarini nella sua introduzione ha già evidenziato uno degli aspetti più importanti che riguarda il rapporto di lavoro e la crisi d'impresa, e cioè appunto il fatto che nel momento in cui si verifica una difficoltà per l'impresa, il rapporto di lavoro, la gestione dei rapporti di lavoro, diventa assolutamente cruciale. Diventa cruciale e diventa anche l'esperienza, questo dice, spesso difficoltosa perché si scontrano due esigenze. L'esigenza che, soprattutto quando l'impresa è in difficoltà, ha di avere, come dire, la massima libertà nel poter adottare le scelte che appaiono essere più conformi agli interessi dell'impresa stessa e,
A fronte di questa esigenza, invece, è la cosiddetta rigidità dei rapporti di lavoro, perché il diritto del lavoro, come è stato detto da studiosi che se ne sono occupati da molto tempo, nasce in realtà proprio intorno al concetto di indisponibilità di alcuni diritti. Non posso convenire di lavorare per 4 euro all'ora. Non posso convenire neppure per iscritto che potrò essere licenziato quando voglio. Non posso convenire che mi potranno essere cambiate dal datore di lavoro le mansioni nel modo in cui egli riterrà opportuno. E questo non lo posso fare perché l'ordinamento da molto tempo ha individuato proprio a tutela del lavoratore alcuni diritti indisponibili o, come vedremo, disponibili solo in sede protetta, cioè in una sede che garantisca la libertà del lavoratore. Ma alcuni di questi diritti sono proprio indisponibili. E quindi, come dire, nel momento in cui invece l'impresa vorrebbe o dovrebbe godere della massima libertà dal punto di vista delle scelte imprenditoriali, si confronta appunto con questa indisponibilità, con questa rigidità che deriva dalla disciplina del rapporto di lavoro. Faccio un esempio, ed ecco, per aiutarmi nella mia esposizione, condividerò alcune slide che potete vedere, perché come vedrete faremo ripetuto riferimento a delle norme che magari non tutti hanno sotto mano, non tutti conoscono, come dire, a memoria, e quindi le slide contengono sostanzialmente, anzi solo, il contenuto delle norme stesse che commenteremo e ci aiuteremo a vediamo un po', ecco qua, benissimo. L'avvocato Lucarini mi diceva di condividere a schermo intero, spero di riuscirci, non è così in questo momento, vero? No, Francesco, per il momento non è così, dovresti provare con presentazione. Allora, presentazione, vediamo un po', vabbè, poi vediamo. E neanche adesso è così? No, per adesso le vediamo a schermo ridotto. A schermo ridotto. Dunque, dov'è presentazione? Perché... Opa, nella stringa marrone. Ah, ecco, qua. Esatto. Inizia, riproduce dall'inizio il primo tasto a sinistra in alto. Quindi quel in alto. Sotto home. Esatto, perfetto. Ecco. Ottimo. Ecco qua, benissimo. Benissimo. Ecco, se noi prendiamo per esempio l'articolo 2119 che disciplina il recesso per giusta causa nell'ambito dei rapporti, secondo la disposizione della norma, a tempo determinato. Ecco, la norma dice che ciascuno dei contraenti può recedere al rapporto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Ecco, questa norma stabilisce un principio inderogabile. Che cosa vuol dire in concreto? Vuol dire che, per esempio, se io stipulo un contratto a tempo determinato, un contratto di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, non posso convenire che uno dei due contraenti possa risolvere questo contratto prima della scadenza, a meno che non ricorra una giusta causa. E se in quel contratto a tempo determinato converrò, come si conviene in moltissimi contratti, che appunto una delle parti o entrambe possano risolverlo prima della scadenza, senza che ricorra una giusta causa, magari con un preavviso, introdurrò una clausola che verrà dichiarata nulla, perché appunto in contrasto con una norma imperativa. Nello stesso tempo, e per converso, non potrò prevedere che un contratto, che un rapporto di lavoro non possa essere mai risolto da nessuna delle parti, neppure se si verifica una giusta causa, proprio per l'inderogabilità di questa disposizione, che consente, laddove la giusta causa vi sia, sempre alle parti di risolvere il rapporto, ma che non consente, per converso, di introdurre, per esempio, in un contratto a tempo determinato, una clausola che prevede la sua risoluzione ante tempus in assenza della giusta causa stessa. Ecco, io svolgerò insieme poi al dottor Bettin alcune considerazioni sulla disciplina del rapporto di lavoro. Naturalmente non abbiamo assolutamente la pretesa di
parlare di tutti gli istituti, ma ci tratterremo sugli istituti che per la loro particolarità possono venire in particolare rilievo quando si verifica una crisi di impresa. Allora, iniziamo innanzitutto dalla disciplina del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro è disciplinato anzitutto dalla legge, dagli accordi economici, dai contratti collettivi e dalle pattuizioni individuali. Ma il rapporto di lavoro non necessita necessariamente di una regolamentazione, né sotto il profilo individuale né sotto il profilo collettivo. Il rapporto di lavoro potrebbe instaurarsi, potrebbe svolgersi, potrebbe risolversi senza che le parti abbiano stabilito nulla, perché la legge, in assenza di una pattuizione individuale e collettiva, provvede comunque a disciplinare il rapporto di lavoro in ogni suo aspetto. In ogni suo aspetto e in particolare per ciò che attiene la retribuzione, che rispetto alla quale vedete nella slide l'articolo 36, perché potrebbe essere che le parti instaurano il rapporto di lavoro e non prevedono nulla fra di loro in ordine alla sua disciplina e neppure in ordine alla retribuzione. E ciò che avviene del resto quando il rapporto di lavoro si instaura in via di mero fatto, con per esempio la cosiddetta instaurazione del rapporto fuori regola. Cosa vuol dire che il rapporto è fuori regola? Vuol dire che il rapporto non è regolarizzato sotto il profilo assicurativo e previdenziale. E quando si instaura un rapporto appunto fuori regola, cioè in via di mero fatto, quello è un rapporto di lavoro subordinato al pari di tutti gli altri, che ha già per legge una sua regolamentazione idonea a disciplinarle, come dicevo, ogni aspetto. Ogni aspetto, ivi compreso anche quello retributivo di cui vorrò parlarvi subito, perché a volte accade, appunto, quando l'impresa si trova in difficoltà, che vi siano alcune figure o tutte le figure o alcune che hanno, per esempio, una retribuzione molto importante. Una retribuzione che era stata magari convenuta quando l'impresa andava bene, ma che poi naturalmente è rimasta anche quando le cose non sono andate così bene. E allora chi affronta la crisi dell'impresa, la prima cosa che verrebbe voglia che vorrebbe fare è per esempio ridurre le retribuzioni, dicendo: ragazzi, non possiamo più permetterci queste retribuzioni. E allora, a fronte di questa domanda, bisogna capire se e come sono riducibili queste retribuzioni. E per capire se e come è importante capire da dove nasce la determinazione della retribuzione, per esempio in ipotesi in cui non vi sia alcuna pattuizione delle parti, perché quella retribuzione, da individuarsi appunto a prescindere dalla pattuizione delle parti, è la retribuzione inderogabile sotto la quale non si può andare. E torniamo allora indietro e vediamo quale sia la disciplina della retribuzione. Ammettiamo per un momento che le parti non abbiano convenuto nulla o che, come dire, sia un rapporto così nato in via di fatto. Qual è la retribuzione che deve essere necessariamente erogata al prestatore di lavoro? La retribuzione che deve essere necessariamente erogata al prestatore di lavoro è quella definita dall'articolo 36, una norma della Costituzione. Una norma costituzionale che la giurisprudenza da molti, molti anni ha affermato avere carattere immediatamente precettivo. Dice la norma: il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e comunque sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Bellissime parole, ma poi si tratta di concretizzarle. E allora quale sarà mai questa retribuzione adeguata e sufficiente? La giurisprudenza da molto tempo ha affermato come la retribuzione adeguata e sufficiente da individuarsi ai sensi dell'articolo 36, norma immediatamente precettiva, sia quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali, vedremo poi, maggiormente rappresentative. Perché, dice la giurisprudenza, se le parti sociali nel contrasto fra loro hanno individuato d'accordo una retribuzione che sia equa, quella retribuzione evidentemente è quella che nell'attuale contesto storico, quello in cui il contratto collettivo applicabile è in vigore, è evidentemente la retribuzione adeguata e sufficiente ai sensi dell'articolo 36.
E quale sarà questo contratto collettivo? Perché sappiamo che contratti collettivi ce ne sono moltissimi. Fino al 1990 si diceva, e qui facciamo un altro inciso in ordine all'applicazione del contratto collettivo, su cui tornerò subito, si diceva che l'impresa era tenuta ad adottare il contratto collettivo proprio del settore di appartenenza. L'articolo 2070 del Codice Civile dice è proprio questo. Successivamente l'orientamento è mutato e la giurisprudenza ha ribadito come il 2070 sia una, in realtà una norma da riferire all'ordinamento corporativo e che le parti sono libere di individuare il contratto collettivo che ritengono migliore per la disciplina del loro rapporto di lavoro, fermo restando, dice sempre la giurisprudenza, il limite di cui è l'articolo 36, cioè deve trattarsi di un contratto collettivo che è idoneo a individuare la retribuzione proporzionata e sufficiente. E allora il contratto collettivo a cui fare riferimento sarà appunto uno di quei contratti, magari stipulati appunto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che disciplina un settore vicino o proprio quello stesso settore in cui opera l'azienda. Non ai sensi del 2070, norma derogabile o non applicabile agli attuali contratti collettivi, ma proprio per utilizzato il settore come riferimento per individuare quale sia il contratto maggiormente aderente al disposto. Costituzionale. Quindi il contratto collettivo viene introdotto nel rapporto fra le parti attraverso questo strumento che è l'articolo 36 della Costituzione. Perché il contratto collettivo nel nostro ordinamento rimane un contratto di diritto privato. L'articolo 39 della Costituzione che disciplina tuttora i contratti collettivi e ne rimette la disciplina, l'efficacia dei contratti collettivi e ne rimette la disciplina alla legge ordinaria, non è mai stato attuato, ma la giurisprudenza, proprio attraverso l'articolo 36, ha introdotto nei rapporti fra le parti non disciplinati da accordi individuali, appunto, l'applicazione del contratto collettivo attraverso il meccanismo di cui ho detto. Ciò detto, e per tornare un momento solo al contratto collettivo, ciò detto quindi è precisato che la disciplina contrattuale, quantomeno con riferimento alla retribuzione, è quella individuata dal contratto collettivo perché il contratto collettivo costituisce il modo concreto di applicare l'articolo 36 della Costituzione, va detto che, per quanto dicevo poc'anzi con riferimento all'articolo 2070, le parti sono libere di individuare quale sia il contratto collettivo che disciplina il loro rapporto. Non sono vincolate al contratto collettivo di settore. Potrebbero individuare come contratto che disciplina il loro rapporto un contratto collettivo diverso, purché sia un contratto che appunto risponda ai requisiti di cui all'articolo 36. Ma se è un contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è certamente un contratto che ha i requisiti del 36. Detto questo, quindi, è stabilito appunto qual è la fonte di regolamentazione del rapporto fra le parti, nell'ambito del rapporto di lavoro e con riferimento specifico alla retribuzione, noi abbiamo una retribuzione che è anzitutto quella stabilita dal contratto collettivo. Se le parti non hanno stabilito nulla, il giudice, o le parti stesse naturalmente, potranno applicare la retribuzione prevista dal contratto collettivo. Ma può anche accadere, e accade assai frequentemente, che le parti invece il loro rapporto lo disciplinino, e cioè prevedano che il rapporto stesso è regolato dal contratto collettivo a cui loro fanno riferimento. E poi aggiungono, spesso succede, tutta una serie di ulteriori pattuizioni. In particolare, per ciò che attiene la retribuzione, accade frequentemente che, soprattutto per figure che non siano quelle di base e figure che abbiano quindi un rilievo in azienda, accade frequentemente che le parti convengano, oltre alla retribuzione prevista dal contratto collettivo, anche una retribuzione ulteriore che viene attribuita in sede appunto contrattuale al prestatore di lavoro. La chiamiamo ad personam, la chiamiamo super minimo, la chiamiamo con tutti i nomi che vogliamo, si tratta di una retribuzione ulteriore rispetto a quella del contratto collettivo. Può essere una retribuzione in denaro o può essere una retribuzione in natura, per esempio l'utilizzo dell'auto,
per esempio l'utilizzo del telepass, per esempio l'utilizzo di altri, il computer, il telefono, tutto quello che vogliamo, che sia inerente al rapporto di lavoro e che comunque si aggiunga alla retribuzione prevista dal contratto collettivo. Ecco allora, con riferimento alla crisi d'impresa e al momento in cui l'impresa avrebbe necessità di ridurre la retribuzione, c'è da chiedersi quale sia la retribuzione che è riducibile. La retribuzione che è riducibile è quella, è tutta quella che eccede il contratto collettivo. Quindi, nel momento in cui l'impresa si trova in difficoltà, può chiedere ai prestatori di lavoro di rinunciare a una parte della retribuzione, ma la richiesta dovrà riferirsi esclusivamente alla retribuzione ulteriore rispetto a quella prevista dal contratto collettivo. Il prestatore di lavoro non potrebbe mai, invece, per l'inderogabilità, per il carattere di inderogabilità che hanno le disposizioni, prima fra tutte l'articolo 36, rinunciare invece a una retribuzione che è prevista dal contratto collettivo, perché quel minimo di retribuzione, quella retribuzione, gli è garantita da una norma costituzionale sicuramente inderogabile. Quindi, se noi vogliamo pensare, per esempio, a una riduzione delle retribuzioni, dobbiamo pensare sempre e solo a quelle che eccedono il contratto collettivo. E lo dico subito, ma ci tornerò, per la rinuncia alla retribuzione ulteriore rispetto a quella prevista dal contratto collettivo non è necessario un accordo in cosiddetta sede protetta. Teniamolo a mente questo, perché poi sulla sede protetta torneremo in modo specifico. Non è necessario un accordo in sede protetta, perché l'articolo 2113 del Codice Civile dice che le transazioni in materia di lavoro sono invalide, ma devono essere transazioni che riguardano diritti inderogabili previsti dalla legge o dal contratto collettivo. Se la retribuzione di cui parlo eccede quella del contratto collettivo, a quella retribuzione il prestatore di lavoro può rinunciare con un semplice atto unilaterale, due righe scritte, senza che sia necessaria, appunto, la stipulazione di un accordo in sede protetta. Ma a proposito della retribuzione, io cederei la parola subito al dottor Riccardo Bettin, perché abbiamo pensato che sia utile per tutti comprendere come è fatta una busta paga, come è strutturata una busta paga. Perché, ecco che il dottor Bettin proietta già la sua slide, perché noi spesso avvocati tendiamo a rifuggire dall'esame della busta paga, e io credo sia un errore grave. È vero che i consulenti di lavoro come il dottor Bettin la sanno leggere meglio di noi e ci sanno svelare poi tutti i segreti, ma io nella mia esperienza ho imparato che la busta paga dice quasi tutto di un rapporto di lavoro, e saperla leggere direttamente ed orientarsi nella lettura della busta paga è utilissimo, perché ci consente di accedere direttamente a moltissime informazioni senza mediazione alcuna. Lascio quindi la parola al dottor Bettin per questa illustrazione della busta paga. Grazie infinite, avvocato Rossi. Allora, intanto vi ringrazio per la partecipazione e anche per l'invito. Nel mio piccolo cercherò di descrivervi appunto qual è questa rappresentazione della retribuzione di cui ha parlato l'avvocato Rossi, perché se sempre dobbiamo andare nel concreto, al di là dell'articolo 36 della Costituzione e di ciò che prevede la contrattazione collettiva e quindi il cosiddetto minimo sindacale o quant'altro, l'espressione della retribuzione di un lavoratore dipendente, per cui esiste questo famoso sinallagma lavoro-retribuzione, visto che comunque il lavoro gratuito nel nostro ordinamento non esiste, se non in casi eccezionali, non parliamo di onlus o altre cose. Né per tutto quello che riguarda il rimanente, invece, il cedolino paga, il libro unico del lavoro, la busta paga, che sono sinonimi poi per dire la stessa identica cosa, rappresentano appunto quello che è la retribuzione, quello che è il documento che viene consegnato attestante la retribuzione poi del lavoratore. Il libro unico del lavoro, intanto, giusto per fare un piccolo passo anche indietro storicamente,
va effettivamente poi a sopprimere tutti quelli che erano i vari registri che venivano tenuti fino al 2008, quindi il libro matricola, i registri interni alle aziende, perché praticamente questo libro unico del lavoro occorre a già, come diceva l'avvocato Rossi, tutte quelle che sono le informazioni che poi servono. Un libro che è fornito di una numerazione unitaria data dall'INAIL in questo caso, quindi i soggetti che poi sono indicati dalla 1279, cioè quelli che possono comunque tenere e essere, che sono delegati alla tenuta del libro unico, hanno su richiesta chiaramente questa numerazione ai fini INAIL. Ma vediamo intanto quali sono i soggetti che sono tenuti che devono avere, per il quale bisogna certificare la retribuzione. Sicuramente tutti i lavoratori subordinati dipendenti, i COCOCO, il compenso cosiddetto amministratore, o comunque anche tutti i lavoratori somministrati, parliamo per esempio quelli che lavorano per le agenzie interinali, o anche per esempio per i lavoratori distaccati. Okay. Sono invece esclusi quelli che sono per esempio i lavoratori domestici, i tirocinanti o comunque una serie di altre figure per il quale non c'è l'obbligo della tenuta del libro unico del lavoro, anche se vedremo che ultimamente penso che anche l'avvocato Rossi possa convenire con me questa cosa, che anche per le colf sta quasi diventando, per i rapporti di lavoro domestico sta diventando quasi essenziale una tenuta quasi del cedolino ai fini anche poi della dimostrazione di quelle che sono le ore, la retribuzione o quant'altro, perché poi nelle varie controversie può sempre servire chiaramente anche ai fini probatori. Nei dati, come diceva l'avvocato del libro unico del lavoro, della busta paga, vengono portati chiaramente tutti i dati relativi al rapporto di lavoro. Ed effettivamente la busta paga ci dà una completa visione di tutto quanto. Anche alle volte, quando per esempio potrebbe mancare il contratto di lavoro o quant'altro, la busta paga ci può aiutare a capire anche determinate voci collegate poi al contratto. Al di là del layout che poi può avere ogni singolo cedolino paga, busta paga o quant'altro, diciamo che questo documento si potrebbe suddividere in tre parti. Una parte fissa, che potremmo dire la parte quindi sopra, in questo caso, del nostro cedolino. Una parte variabile, che invece contiene tutte quante le variabili del rapporto di lavoro e che è identificabile nella parte mediana della busta paga, e la busta paga collegata nella parte sotto, collegata a tutti quelli che potremmo chiamare dati statistici, ovvero la parte della contribuzione e quindi della parte contributiva, quindi collegata a tutti gli oneri INPS, la parte fiscale, i vari progressivi o tutto ciò che per esempio potrebbe essere collegati con i cosiddetti contatori delle ferie, dei permessi, dell'eventuale banca ore e così via. Ma andiamo un attimo per step, soprattutto ricollegandoci a quella che è la parte anche relativa alla retribuzione. La parte fissa e la parte quindi che sta in alto al cedolino possiamo identificare come una delle parti più importanti, perché ci dà una serie di informazioni chiave. Queste informazioni partono intanto dall'individuare chi è il datore di lavoro e chi è il lavoratore, e anche oltre a chi sono, quindi al mero nome, anche all'individuazione di una serie di codici che poi ci possono far trovare ulteriori approfondimenti. Quindi ovviamente nella parte deve essere indicato il codice fiscale del datore di lavoro, la posizione INPS, quindi la matricola INPS, che nel momento in cui viene aperta dà luogo alla contribuzione da parte del datore di lavoro per le prestazioni fornite dai lavoratori. E questa ci serve anche a far capire che tipo di gestione, dove è inquadrata l'azienda. Stiamo parlando di un'azienda del terziario, stiamo parlando di un'azienda industriale, stiamo parlando di un'azienda artigiana. La posizione INPS ci dà il riferimento preciso della gestione nella quale è inserita questa azienda. Abbiamo poi collegata quella che è la patina, che è la posizione assicurativa territoriale,
che ovviamente deve essere aperta invece per assicurare il rischio del lavoratore. Quindi comunque INPS e INAIL al momento della costituzione del rapporto devono già essere operative, già essere aperte. Gli istituti devono già avere cognizione di una posizione dell'azienda e quindi anche del lavoratore. All'interno di quella che è la posizione assicurativa territoriale, quindi quella che viene denominata con l'acronimo di PAT, c'è poi anche la voce tariffa. La voce tariffa è la voce che ci individua poi il singolo lavoratore dov'è assicurato, quindi che tipo di attività farà, che tipo di attività viene assicurata. Ovviamente un lavoratore che utilizza il personal computer o lavora in segreteria avrà chiaramente un rischio completamente diverso da una persona che ne so che pulisce i vetri nei piani dei condomini, per esempio, perché lavorerà in quota e così via. L'altra parte molto fondamentale riguarda poi tutti quanti i dati del lavoratore. Dati che vengono ovviamente recepiti dal datore di lavoro, perché ricordiamoci sempre che il datore di lavoro funge anche da sostituto d'imposta ai fini fiscali poi per conto del lavoratore. Nella parte del lavoratore verrà segnata chiaramente tutti quelli che sono i suoi dati identificativi e viene poi segnalato il livello di appartenenza, la qualifica, la mansione che questo ricopre all'interno dell'azienda. Non credo di sbagliare se il 90% delle cause che probabilmente vengono fatti si parla magari di dimensionamento, si parla di un livello di inquadramento sbagliato rispetto all'attività effettivamente svolta dal lavoratore. Ma chi è che ci dà queste informazioni? Come diceva l'avvocato Rossi, ce lo dà sicuramente la contrattazione collettiva. Quindi dove io qui vedo scritto per esempio un quarto livello, chiaramente dovrò confutare quella che è la mia declaratoria della contrattazione collettiva nazionale con quella che è effettivamente invece la mansione che il lavoratore dice effettivamente poi di fare all'interno dell'azienda. E in base chiaramente a questo inquadramento che viene dato all'atto dell'assunzione, rimane quindi collegata quella che è la specificità della retribuzione base, del minimo conglobato, del cosiddetto minimo sindacale, che mi deve tornare al centesimo e che, come diceva l'avvocato Rossi, non può essere chiaramente oggetto di nessun cambiamento se non migliorativo con altre voci. Ma il minimo sindacale conglobato deve rispecchiare quello che è uno dei 980 contratti collettivi che magari vengono chiaramente registrati presso il CNEL e che quindi sono comunque riconosciuti. Anche se poi penso che su questo l'avvocato Rossi avrà da ridire, nel senso che anche sui contratti collettivi dovrà parlare probabilmente della maggiore rappresentatività o meno anche ai fini delle retribuzioni, perché anche su questo ci sono diverse battaglie legali nei nostri tribunali. Comunque, indipendentemente poi da questo, il minimo salariale viene indicato all'interno di questa voce fissa. Voce fissa appunto perché parte fissa, perché non può essere, come dicevamo, modificata. Al massimo potrebbe essere oggetto di eventuali premi, come si parlava prima, il premio di produzione, il super minimo assorbibile, il super minimo non assorbibile e così via. La parte invece relativa alle cosiddette variabili è la parte che troviamo al centro della nostra busta paga. Questa raccoglie le variabili che ci sono all'interno della nostra mensilità. Quindi noi in teoria insieme a questa dovremmo dedurre l'attività lavorativa svolta dal lavoratore subordinato dipendente. Da qui vedo, ma queste ore di straordinario che magari sono state fatte, sono inserite dentro oppure non ci sono? In questo caso, da una lettura della busta paga, io vedo che c'è una retribuzione ordinaria, viene espressa in 26esimi, ok, che è il divisore giornaliero, in questo caso previsto all'interno di questo cedolino prova del contratto, e quindi la mia retribuzione mensile rimane 1724,89 con l'aggiunta della festività del 2 giugno. Non c'è in questo caso a giugno del 2019 nessuna attività lavorativa svolta
eccedente, quindi già il cedolino paga mi dà eventualmente anche un'indicazione se sono segnate le ore di straordinario o di supplementare nel caso in cui sia per esempio un contratto a part time a tempo ridotto e altro. Viene segnata poi una serie di altre voci, anche se non sono direttamente riconducibili al rapporto di lavoro. Leggo adesso, nonostante sia una normativa vecchia, il bonus DL66-2014, quello che fino a luglio del 2021 era chiamato cosiddetto bonus Renzi, che adesso è diventato invece il bonus 100, perché ci stiamo cercando di dimenticare anche di Matteo Renzi. E poi una serie di altre voci che possono esserci o meno, questo dipende molto dal gestionale del rapporto, per esempio potrebbe essere riportato il TFR, residuo maturato, ai sensi del 2120, nel caso in cui venga tenuto in azienda e quindi che ci sia anche un contatore di questo tipo, anche se non è sempre obbligatorio, anzi purtroppo molti cedolini non lo riportano, non tutti lo riportano. All'interno di questa parte cosiddetta variabile, quindi, dobbiamo poi individuare quelli che sono le voci della retribuzione propriamente detta rispetto invece ad altre voci di cui si parlava prima, come potevano essere i ticket restaurant, quelli buoni pasto o comunque i fringe benefit di cui si parlava prima, tipo l'uso auto o comunque l'uso telefono, l'uso del PC, eccetera, eccetera, che possono passare per cedolino, ma chiaramente poi hanno delle diverse dei diversi rilievi sia fiscali che contributivi. Quindi poi bisogna analizzare ogni singola voce poi per determinare quali siano le incidenze o meno. Ovvio che per esempio se dovessi dire il bonus Renzi, questo 66-2014, i famosi 80 euro, in questo caso lo paga il datore di lavoro come sostituto d'imposta, ma non è un costo che mi cambia come costo aziendale, in quanto poi il datore di lavoro lo dà con una mano e se lo scorporerà in F24 senza poi essere costo. E questo mi determina anche poi ovviamente quello che io posso andare a chiedere in azienda o quello che io posso anche rilevare come debito. Veniamo poi alla parte dei dati statistici che diventa anche molto importante. I dati statistici mi danno una serie di informazioni importanti riguardante la parte previdenziale e la parte fiscale. La parte previdenziale in questo caso è ricompresa all'interno di questo imponibile dove c'è questa scritta FPLD, Fondo Previdenziale Lavoro Dipendente. Questo è l'imponibile, quindi la quota numerica su cui poi vengono calcolati i contributi. Contributi che sono una parte a carico del dipendente e che sono esposti in busta paga. In questo caso vediamo questi 164,59 che rappresentano il 9,19% del contributo a carico dipendente. Da quello per esempio invece che è l'imponibile fiscale, che è quello, la voce riportata qui sotto, che sono i 1.626,64, che non è nient'altro che l'imponibile previdenziale al netto del contributo a carico del dipendente. Contributo a carico del dipendente che può avere poi delle aliquote diverse, 9,19 nel caso in cui per esempio sia un'azienda cosiddetta ordinaria. Vedremo invece dopo quando parleremo nella seconda parte della lezione dei vari ammortizzatori sociali, per esempio i dipendenti che sono all'interno di aziende che beneficiano della CIGS, per esempio, in questo caso versano un contributo leggermente superiore perché c'è uno 0,30 in più, quindi il 9,49, in quanto chiaramente tutte queste previsioni devono essere ovviamente sostenute anche a livello economico e quindi chiaramente la contribuzione va a riempire le varie gestioni dell'INPS che poi chiaramente erogano queste prestazioni di tipo assistenziale. La parte relativa al contributo a carico del dipendente in questo caso ricopre tra l'altro un ruolo abbastanza fondamentale e oltretutto anche molto dibattuto.
C'è una norma, per esempio la 218 del 52, che per esempio dice che nel momento in cui non mi viene pagata la retribuzione, questa parte che viene scorporata dalla retribuzione del dipendente spetta al lavoratore stesso. Tra l'altro su questo ci sono state anche delle pronunce di vari tribunali fallimentari di Padova, Vicenza, Treviso, per esempio, che hanno cambiato nettamente orientamento quest'anno, che dove prima veniva riconosciuto, per esempio, al seno di insinuazione al passivo un imponibile fiscale, quindi la somma al netto del contributo a carico dipendente, in quanto era l'INPS poi che si insinuava, per esempio, allo stato passivo per richiederla. Adesso invece è stato cambiato nettamente l'orientamento, in quanto il lavoratore può richiedere, in forza appunto di questa norma del 52, ma che poi è stata sostenuta da molte cassazioni anche recenti, l'imponibile previdenziale, quindi spostare il titolo contributivo in retribuzione alla luce della norma poi che vi ho appena detto. Senza contare che poi la parte del contributo a carico del dipendente ricopre anche all'interno dell'azienda stessa, quindi penso se quando verrete chiamati a fare dei piani di risanamento bisognerà per esempio conteggiare se il datore di lavoro non ha pagato questo contributo all'INPS e magari ha pagato soltanto le retribuzioni ai dipendenti, perché in questo caso nel momento in cui mi supera la soglia dei 10.000 c'è un rilievo anche dal punto di vista penale, in quanto c'è un indebito arricchimento in questo caso del datore di lavoro che paga la retribuzione e non versa all'INPS questa parte di contributo che è del dipendente. Oltre a questa parte poi previdenziale e fiscale, su questi dati statistici poi si fonda anche tutto quello che è il requisito soggettivo del lavoratore dipendente. Quindi io in questi dati poi riuscirò a capire anche qual è la situazione soggettiva, per esempio se ci sono familiari a carico, se sono applicate correttamente le detrazioni, quindi gli sconti sull'imposta del reddito delle persone fisiche, se per esempio ci sono anche dei figli a carico, oltre che per esempio il coniuge e così via. Dall'altra parte poi abbiamo una serie di altri dati statistici che mi servono poi per esempio a capire qual è la retribuzione utile al trattamento di fine rapporto, quindi per esempio quella che questo mese le voci che vanno dentro, che tante volte sono dibattute, ma un premio singolarmente preso all'interno dell'anno mi rientra nel 2120 in quella che è la somma di tutte le retribuzioni utili chiaramente poi ad avere questo tipo di indennità e così via. Rimane poi importante quella questione della numerazione, che vi accennavo all'inizio della relazione. La numerazione del libro unico del lavoro è molto importante, perché quel bollino INAIL che per esempio in questa busta paga non vedete, perché ovviamente questo è un cedolino di prova che è stato fatto mettendo ovviamente, come avete visto, dei dati puramente casuali al fine poi di fare questo tipo di verifica. Diventa importante capire anche se il documento che ho in mano è un documento veritiero o meno. Cosa mi dice se un cedolino è effettivamente vero o no? La bollatura dell'INAIL, la numerazione progressiva che viene data al cedolino, perché quella vidimazione laser che viene fatta quando vengono bollate le paghe mi dà un'identificazione che di solito è nella parte qui in basso a destra, proprio vicino al netto della busta paga, dal quale io vedo conseguenzialmente tutti quelli che sono i cedolini elaborati per quella ditta e che devono avere un numero progressivo continuo. Ecco che per esempio se devo fare un calcolo se l'azienda ha più o meno di 15 dipendenti, anche ai fini per esempio magari di un'impugnazione, di un licenziamento o quant'altro per vedere il tipo anche di effetti che esso produce, diventa poi importante come prova richiedere per esempio tutto il libro unico del lavoro conseguenziale in modo che possano essere svolti i conteggi per esempio per capire se un'azienda era tenuta o meno ad avere determinati obblighi nei confronti del dipendente. Mi sentite tutti? Avvocato Rossi, mi sentite? Sì, sì, sentiamo. Perfetto. Sentiamo. Ottimo. Bene. E come retribuzione io
per il momento passerei di nuovo la parola all'avvocato Rossi, nel senso che come cedolino paga, salvo che non ci sia qualcosa, qualche domanda in particolare sul tipo di retribuzione. Abbiamo fatto un excursus sicuramente dalla retribuzione lorda fino ad arrivare al netto del cedolino, passando velocemente chiaramente in rassegna tutte quante le varie voci e le varie variabili. Benissimo Riccardo, perfetto. Allora torniamo poi alle slide che stavo proiettando. Interrompo la condivisione. Sì, perfetto. E allora io ricondivido. Ok, perfetto. Ecco, allora, anzitutto abbiamo capito l'espressione il minimo sindacale da che cosa derivi, no? Il minimo sindacale è il minimo stabilito dai contratti collettivi. Scusa Francesco, tanto anche per dare un po' di movimento, certo. arriva delle domande, direi di farle così se... Certo. Dall'esame della busta paga è possibile ricavare se il contratto di lavoro prevede il pagamento delle tredicesime o delle quattordicesime mensilità? Dove trovo questo eventuale dato? Assolutamente sì, nel senso che la busta paga mi riporta il minimo sindacale, quindi anche se io non avessi il contratto di lavoro in mano del lavoratore, che di solito rimanda sempre per tutto ciò che qui non è espressamente previsto, si rimanda al contratto collettivo della. Io ho soltanto una busta paga in mano. Come posso desumere il contratto collettivo applicato? Prendo quello che l'avvocato Rossi dice, il minimo sindacale, quindi io prendo quella retribuzione che mi deve tornare al centesimo incrociando la tabella del minimo sindacale di quel periodo del contratto collettivo col livello di appartenenza. Nel momento in cui io ho trovato il contratto collettivo applicato, da quello so se per esempio c'è la tredicesima c'è per tutti, quindi vabbè, su questo non c'è alcun tipo di dubbio. Però per esempio alcuni contratti collettivi prevedono diverse mensilità aggiuntive. Penso per esempio al contratto collettivo del commercio che prevede 14 mensilità rispetto alla metalmeccanica che ne ha soltanto 13. Ma comunque tutta la regolamentazione, ovviamente a livello nazionale, quindi quello che viene registrato, dopo bisogna vedere anche se ci sono anche degli accordi magari in deroga o quant'altro, di accordi di secondo livello o quant'altro, ma in linea di principio generale assolutamente tutta la regolamentazione è ricavabile dalla busta paga, cioè la busta paga mi serve come elemento per poi ricavarmi il contratto collettivo applicato. Sì, poi ecco. Velocemente, scusa Domenico, no, in sostanza, no, per capire, perché poi Riccardo Bettin fa il consulente sul lavoro, fa il consulente del lavoro e quindi per lui è immediato, no? Nella sostanza vado a prendere qual è la retribuzione contrattuale, esclusi i super minimi di ad personam eccetera, cerco il contratto collettivo che con riferimento a quella qualifica mi indica quella retribuzione, attraverso questo sistema vedo qual è il contratto collettivo applicato, vado a prendermelo e vedo quanti sono le quante le sono le mensilità previste. Come diceva Riccardo, la tredicesima c'è per tutti e sempre, perché la giurisprudenza l'ha introdotta come elemento che fa parte della retribuzione adeguata e sufficiente di qui al 36, mentre la quattordicesima o altri emolumenti sono propri e caratteristici solo di alcuni contratti. Ecco, solo per... Perfetto, grazie Francesco. Allora, velocemente, come si coordina il riconoscimento al lavoratore in sede di ammissione allo stato passivo della quota al lavoratore FTLD con l'accredito figurativo dei contributi anche se non versati dal datore di lavoro? Purtroppo c'è la domanda è intanto interessantissima. Purtroppo c'è una duplicazione,
che questa è una storpiatura che è nata perché ovviamente questa norma del 52, il riferimento poi a tutto quello che sta accadendo invece successivamente, porta in realtà a una duplicazione di una somma che in questo caso la procedura deve riconoscere, perché purtroppo la deve riconoscere al lavoratore sotto forma di retribuzione. E tra l'altro, se parliamo di credito privilegiato, è come se si trasformasse, parliamo dal 2778 numero 1, e mi passa come grado di privilegio in 2751 bis numero 1, quindi da contributo a retribuzione. E in più questa somma sarebbe tra l'altro duplicata, in quanto l'INPS, nel momento in cui si insinua, dovrà vedersi riconosciuta questa somma anche come contributo. Non c'è una contribuzione però figurativa nel caso di retribuzione mancante sul fallimento. Quindi se questa era l'incipit della domanda, non sono convinto, perché la retribuzione figurativa viene coperta dallo Stato, ok, secondo l'automaticità della prestazione del 2117 del Codice Civile, in riferimento a quegli emolumenti che il datore di lavoro non riconosce, ma tipo quelli di cui parleremo dopo, per esempio durante la cassa integrazione o nel momento in cui c'è un ammortizzatore sociale, o per esempio anche di NASPI, di disoccupazione o quant'altro, in quel caso si parla di contribuzione figurativa. Cioè quando interviene l'INPS al posto del datore di lavoro, viene versato per quella parte, per quell'arco temporale nel rapporto di lavoro, la parte della cosiddetta contribuzione figurativa. Cioè l'INPS è come se si pagasse se stesso, aggiunge una X nella settimana contributiva del dipendente, a cui ovviamente poi spetterà l'eventuale maturazione di un diritto che potrebbe essere la pensione, come un altro qualsiasi diritto. Quindi quando parlo di contribuzione figurativa mi viene sicuramente in mente la maternità, la malattia, la cassa integrazione, eccetera, eccetera, la disoccupazione, la NASPI, periodi ovviamente che non sono coperti da retribuzione diretta del datore di lavoro. Nel caso invece di mancato pagamento dello stipendio, in questo caso perché magari interviene la procedura concorsuale, perché l'azienda era in crisi, eccetera, eccetera, l'ammissione allo stato passivo della retribuzione comporta anche il versamento completo della contribuzione per quel periodo che non è stato versato. Ecco, è importante dire su questo come questa giurisprudenza a cui faceva riferimento il dottor Bettin, che ha esteso all'ammissione al passivo, che come dire consente l'ammissione al passivo del lavoratore anche per la quota di contribuzione a suo carico, in realtà è una proiezione di quello che la giurisprudenza da molti anni sostiene con riferimento al pagamento delle retribuzioni arretrate o di emolumenti arretrati. Cioè, dice la giurisprudenza che nel momento in cui il datore di lavoro viene condannato a pagare emolumenti arretrati, non può detrarre al momento del pagamento la quota di contributi che sta in capo al lavoratore, ma deve versarli allo stesso lavoratore come retribuzione, perché della sua retribuzione fanno parte. In realtà, quando noi parliamo appunto dell'imponibile previdenziale, altro non è che la retribuzione, quella garantita dal contratto collettivo o convenuta fra le parti, e poi dovrà versare anche i contributi. Ciò con un'interpretazione sanzionatoria rispetto alla posizione appunto del datore di lavoro che è inadempiente. Perfetto, grazie. Francesco, se vuoi continuare con l'esposizione, se arriveranno altre domande. Sì, sì, benissimo. Allora, diceva il dottor Bettin, i contratti collettivi. Ecco, allora capiamo di che contratti stiamo parlando e su quali contratti possiamo fare affidamento per indicarli come disciplina del rapporto. I contratti, ecco, su questo punto è intervenuta la disposizione di cui l'articolo 51 del decreto legislativo 81 del 2015, con una norma di sistema che in realtà riprende una norma precedente su cui poi magari torneremo, perché viene richiamata proprio dalla disciplina sul gestore delle crisi, sugli esperti per la gestione delle crisi d'impresa. I contratti collettivi, ai fini, dice, del presente decreto, ma in realtà si tratta di una norma di portata generale, si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, quindi che si pongono tutti sullo stesso piano, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Quindi quando parliamo di contratti collettivi non dobbiamo riferirci a questi contratti, perché che cosa sta accadendo oggi, insomma ormai da qualche anno, con una diffusione significativa e preoccupante, che assistiamo a un proliferare di contratti collettivi. A un proliferare di contratti collettivi spesso sottoscritti da singoli sindacali di dubbia rappresentatività, se non di inesistente rappresentatività. Questi contratti collettivi non sono quelli cui si può fare riferimento ai sensi del 36 e vengono utilizzati per mettere, come dire, una pezza a fronte di retribuzioni che sono assolutamente inaccettabili. Quando poi noi vediamo e leggiamo sui giornali di persone che vengono retribuite con 4-5 euro all'ora, ecco, in realtà spesso accade che queste retribuzioni siano proprio previste da queste tipologie di contratti, e queste tipologie di contratti, ancorché abbiano in qualche modo natura collettiva, ma non sono certo contratti cui si può fare affidamento. C'è poi il problema dell'individuazione concreta dei contratti, cioè che cosa voglia dire comparativamente maggiormente rappresentativi sul piano nazionale. Ecco, lì il testo unico sulla rappresentanza sindacale ci dà una mano e ci indica alcuni criteri, peraltro in precedenza indicati dalla giurisprudenza, cioè il numero degli iscritti, il numero delle imprese rappresentate, la diffusione territoriale. Però ecco, quello che è importante è che noi, quando vediamo un contratto collettivo, ci interroghiamo su chi l'ha firmato. Ci andiamo a vedere, per esempio, se le organizzazioni sindacali firmatarie sono fra quelle che hanno firmato il contratto nazionale o non hanno firmato solo il contratto nostro. Andiamo a interrogarci su quale rappresentatività abbiano. Ovviamente, se ci troviamo di fronte ai sindacati tradizionali, questi dubbi non hanno nessuna ragione di porsi, CGL, CISL, UIL, insomma, non è che abbiano bisogno di, come dire, accertare o dichiarare o dimostrare la loro rappresentatività. Tornando ai problemi che si possono porre, cerco un po' di accelerare perché vedo che il tempo scorre, per colui che si trova ad affrontare una crisi dell'impresa, un altro delle possibili profili di rigidità è quello relativo alle mansioni affidate al lavoratore. Cioè, nel momento in cui l'impresa non va bene, ma spesso anche quando va benissimo, il datore di lavoro vorrebbe cambiare le mansioni del lavoratore perché ritiene che quelle che gli sono affidate o siano troppo importanti o troppo basse, insomma, vorrebbe apportare delle modifiche. E anche qui ci sono degli elementi di rigidità e degli elementi di inderogabilità. Ora, fino al 2015, secondo il vecchio testo dell'articolo 2103, che non è questo, vigeva sostanzialmente l'affermazione per cui il lavoratore doveva essere adibito alle mansioni per quelle per le quali era stato assunto, oppure corrispondenti alla diversa superiore qualifica che avesse assunto nel corso del rapporto. E la giurisprudenza sostanzialmente diceva che le mansioni nuove, diverse, che possono essere affidate al lavoratore rispetto a quelle in precedenza espletate, dovevano essere equivalenti. E che cosa voleva dire equivalenti? Voleva dire che rientravano nella professionalità fino a quel momento acquisita dal lavoratore e gli consentivano altresì di svilupparla. Questo voleva dire equivalenti. Bene, da questo concetto, e quindi nel momento in cui si variava la mansione del lavoratore, si doveva considerare la sua professionalità pregressa e valutare se le nuove mansioni gli consentivano di utilizzarla e altresì di implementarla. Questa prospettiva è cambiata in modo significativo appunto con il nuovo testo dell'articolo 2103, che al primo comma stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili al medesimo livello e categoria professionale di inquadramento. Ecco, allora, quello che oggi conta è che le mansioni rientrino nel livello e nella categoria. Cosa vuol dire livello? Cosa vuol dire categoria? Livello, categoria, anzitutto, è quella definita dal codice civile in cui, appunto, il lavoratore è inquadrato. Le categorie sono quelle di dirigente, quadro, operaio, impiegato. Quindi le mansioni devono rientrare nella categoria contrattuale. In secondo luogo, devono rientrare nel livello
nel livello di inquadramento. Non importa se le nuove mansioni non consentano al lavoratore di utilizzare la sua professionalità pregressa. L'importante è che rientrino nel livello di inquadramento. Faccio un esempio. Secondo il precedente testo del 2103, per esempio, il responsabile del reparto profumeria di un supermercato non poteva essere adibito a responsabile del reparto macelleria. Erano tutte e due mansioni che rientravano nello stesso livello, presumibilmente il secondo o il primo livello del contratto del terziario, a seconda un po' dell'articolazione, ma certamente erano mansioni che presupponevano una professionalità del tutto diversa. Oggi, con il nuovo articolo 2103, il responsabile della macelleria potrebbe essere destinato alla profumeria e viceversa, con un onere di formazione di cui subito dirò. Ma dice ancora la norma, e in questo senso fornendo un elemento importante di flessibilità in capo al datore di lavoro, al secondo comma dice che in caso di modifica degli assetti organizzativi che incidano direttamente sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato anche a mansioni appartenenti al livello immediatamente successivo, immediatamente inferiore, purché rientri nella medesima categoria. Quindi la categoria dirigente, quadro, operaio, impiegato non può cambiare, ma può cambiare di un livello, cioè, attenzione, il livello rimane sempre il medesimo, ma il lavoratore può essere adibito a mansioni che rientrino nel livello immediatamente inferiore. Ma questo può avvenire attraverso una decisione del tutto unilaterale del datore di lavoro, qualora vi sia una modifica degli assetti organizzativi, cioè una riorganizzazione, che interessi direttamente la figura del lavoratore. In questo caso, in questo caso, il lavoratore conserva, come dicevo, la categoria e il livello di inquadramento e conserva altresì la retribuzione, come stabilito nel successivo comma quarto, anzi quinto. E nelle ipotesi di quel secondo comma, di quel secondo e quarto comma, il mutamento di mansioni comunicato per iscritto e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e quindi della retribuzione, salvo che per quegli elementi della retribuzione che siano strettamente connessi allo svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Cioè, se la nuova mansione prevede, per esempio, che io non lavori più a turno, evidentemente l'indennità di lavoro a turni non mi spetterà più, perché era una modalità particolare di svolgimento della mansione precedente che non sposto più. In tutte queste ipotesi, dice il terzo comma, il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento comunque non comporta la nullità del mutamento di mansioni. Che cosa dice cioè la norma? È chiaro che se tu facevi il responsabile della profumeria e vai alla macelleria, dovrai ricevere un'adeguata formazione, in questo caso ovviamente assolutamente necessaria. Fermo restando che se la formazione non te la impartisco, comunque questo non determina la nullità del mutamento. Questo quindi per quello che il datore di lavoro può fare unilateralmente. Quindi, ricapitolando molto velocemente, le mansioni possono essere cambiate sempre e unilateralmente dal datore di lavoro senza nessuna particolare motivazione nell'ambito del livello di inquadramento. Il datore di lavoro può anche adibire il prestatore di lavoro a una mansione di un livello inferiore, però ciò quando vi sia una modifica degli assetti organizzativi che interessi direttamente la figura del lavoratore. In tutte queste ipotesi la retribuzione resta comunque quella, salvo che per quella parte della retribuzione che sia connessa a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In tutte queste ipotesi sarà necessario formare il lavoratore rispetto alla nuova mansione. Questo è il quadro. Tuttavia, può anche accadere che vi sia la necessità di una modifica ulteriore delle mansioni del lavoratore, che vada al di là di un livello di inquadramento e che magari questa modifica sia necessaria per consentire la prosecuzione del rapporto, che rappresenti l'unica alternativa rispetto al licenziamento. Sopprimo questa mansione, ne ho un'altra da affidarti, però
è una mansione di 2, di 3 livelli inferiori, e allora il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, ha l'onere di prospettare al prestatore di lavoro questa possibilità. E però il prestatore di lavoro ha non solo il diritto di rifiutare, ma la modifica in peius delle mansioni nella misura che ecceda il livello inferiore di inquadramento può avvenire solo qualora appunto la modificazione sia convenuta dalle parti in sede protetta, nelle sedi di cui al 2113, quarto comma, di cui andremo a occuparci rapidamente. Ecco, in queste sedi, nelle sedi di cui l'articolo 2113, quarto comma, o avanti le commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni e della categoria legale di inquadramento. Posso passare da dirigente a quadro, da quadro a impiegato, da dirigente a impiegato. E però ciò può avvenire soltanto in alcune ipotesi identificate dalla stessa norma, quando ciò sia nell'interesse del lavoratore al mantenimento dell'occupazione. L'ipotesi che facevo, vi è la soppressione della funzione, per esempio, cui il lavoratore è adibito, e il datore di lavoro gli prospetta la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro, ma solo con una mansione nettamente inferiore. Oppure all'interesse del lavoratore all'acquisizione di una diversa professionalità, al miglioramento delle condizioni di vita. Vi sono delle situazioni nelle quali è lo stesso lavoratore che chiede di non svolgere più una certa funzione rispetto alla quale non ritiene di poter continuare ad assumersi certe responsabilità. Ecco, in tutte queste ipotesi, che devono essere precisate nell'accordo che si va a stipulare di fronte alla, in sede sindacale o davanti alla commissione di certificazione, come diremo fra poco, occupandoci appunto delle conciliazioni in sede protetta, si possono modificare categoria, livello di inquadramento, retribuzioni e naturalmente mansioni. Un'altra ipotesi che poi disciplina l'articolo 2103 è quella che accade con grande frequenza, ed è che il lavoratore sia adibito per un certo periodo della sua vita lavorativa allo svolgimento di mansioni superiori. E allora si tratta di stabilire quali siano le conseguenze di questa adibizione a mansioni superiori. La conseguenza di questa adibizione a mansioni superiori le disciplina proprio la norma. Si dice per il periodo in cui il lavoratore svolge queste mansioni superiori ha diritto alla retribuzione corrispondente alle superiori mansioni svolte e acquisisce il diritto alla definitiva attribuzione della qualifica corrispondente alle superiori mansioni svolte, ove queste vengano svolte per il periodo previsto dai contratti collettivi o in assenza per un periodo di 6 mesi. Attenzione però, in questo periodo non si computano i periodi di tempo nei quali il lavoratore svolge queste mansioni in sostituzione di altro personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro. Questi periodi sono neutralizzati e i 6 mesi devono essere continuativi, ma la giurisprudenza sanziona tutte le ipotesi in cui la sospensione dallo svolgimento delle mansioni abbia una finalità fraudolenta e diretta ad impedire al lavoratore l'acquisizione della qualifica superiore. Una domanda che sorge qualche volta è: ma il lavoratore può rifiutare lo svolgimento delle mansioni superiori? Anche qui la risposta sta nella norma. La norma non prevede la possibilità di un rifiuto dello svolgimento delle mansioni superiori, però prevede la possibilità che il lavoratore rifiuti l'attribuzione della superiore qualifica che gli deriva dallo svolgimento, per esempio per più di 6 mesi, delle mansioni superiori. E questo perché non sempre l'attribuzione della qualifica superiore è nell'interesse del lavoratore, ed è giusto che sia il lavoratore a decidere se egli voglia mantenere per sempre quella qualifica o no, fermo restando che fino a quando egli è adibito ha l'obbligo di svolgere le mansioni superiori e il diritto di essere retribuito per queste. Faccio un esempio per capirmi.
Se io attribuisco le mansioni superiori a un mio dipendente, gli attribuisco mansioni dirigenziali, egli dopo 6 mesi avrebbe diritto all'acquisizione della qualifica dirigenziale, ma la qualifica dirigenziale gli attribuisce una tutela rispetto alla stabilità del posto di lavoro nettamente inferiore rispetto a quella che compete a un dipendente non dirigente, e quindi egli potrebbe avere interesse, come spesso accade, a rifiutare l'attribuzione della qualifica dirigenziale. E in questo senso la norma fa proprio salva la diversa volontà del lavoratore. Altro profilo di rigidità che si incontra quando magari si vuole affrontare una crisi d'impresa è quello relativo al luogo dove si svolge la prestazione lavorativa e ai limiti che il potere datoriale incontra nel trasferire il lavoratore da una sede a un'altra. Accade che, per esempio, appunto, ai fini di una migliore gestione dell'impresa, l'imprenditore dica: beh, ho necessità di trasferire una o più persone da un luogo all'altro perché di qui qua non mi servono, mi servirebbero altrove. E allora è importante che vediamo quali siano i limiti al potere di trasferimento del lavoratore. Ed è sempre l'articolo 2103 che prevede come il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecnico-organizzative e produttive. Quindi il trasferimento deve trovare la sua ragione in un effettivo motivo che trova appunto fondamento nella gestione dell'impresa. E ciò precisa la giurisprudenza sia con riferimento alla sede di partenza sia con riferimento alla sede di destinazione. Sul trasferimento è importante, proprio con riguardo alla gestione di crisi d'impresa, indicare una pronuncia recente della Corte di Cassazione. Perché che cosa accadeva? Accadeva, adesso accade proprio a seguito di questa pronuncia molto, molto di meno. Accade che, come vedremo poi molto velocemente, perché non ne abbiamo il tempo, talune imprese utilizzavano con finalità sostanziali di riduzione del personale o comunque di un riassetto complessivo della propria organizzazione e i trasferimenti collettivi. I trasferimenti collettivi, differentemente dai licenziamenti, non sono soggetti ad alcuna procedura, per cui insomma disporre un trasferimento collettivo non necessita di oneri particolari, differentemente da quello che avviene per un licenziamento. Abbiamo visto, anche il dottor Bettin certamente ne ha presente molte situazioni di questo tipo, grandi imprese dislocate su tutto il territorio nazionale, anziché attivare per esempio un licenziamento collettivo dei 100 persone addette alla sede di Roma, prendevano 100 persone addette alla sede di Roma, la trasferivano alla sede di Udine, naturalmente nessuno andava e con ciò avevano conseguito il loro risultato con il minimo sforzo e appunto pure il minimo esborso, perché praticamente non andava nessuno, risolti tutti i problemi in 4 e 4-8. Su questo tema è intervenuta recentemente con questa sentenza del 20 luglio del 2020 la Corte di Cassazione, che ha recepito in realtà un orientamento proprio della Corte di Giustizia e manifestato da tempo. Con riguardo alla direttiva 98/59, che disciplina appunto alcune norme uniformi in materia di licenziamenti collettivi. Che cosa dice in sostanza questa decisione? Eccola qui, vi riporto la massima. Che cosa dice in sostanza questa decisione? Dice che ogni qualvolta vi sia nell'ambito del rapporto di lavoro, ed è questa è una questione a cui è necessario davvero prestare molta attenzione nell'ambito in particolare della gestione delle aziende in crisi, ogni qualvolta vi sia nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro un mutamento sostanziale degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, questo mutamento sostanziale degli elementi essenziali deve equipararsi ad un licenziamento, con la necessità quindi che questo mutamento essenziale delle caratteristiche sostanziali del rapporto di lavoro sia assoggettato alla procedura per i licenziamenti collettivi.
Questo significa che, in poche parole, nel momento in cui io, datore di lavoro, disponga più di quattro trasferimenti a una distanza che, per esempio, ecceda i 50 km e quindi costituiscano senza dubbio un mutamento sostanziale degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, questi quattro trasferimenti non li posso fare così tout court, ma devo equipararli ad un licenziamento e quindi devo inserirli nell'ambito di una procedura per riduzione di personale. Se non lo faccio, che cosa accade? Accade che i licenziamenti che io, datore di lavoro, vado ad intimare in relazione al fatto che il lavoratore ha rifiutato un trasferimento debbano considerarsi illegittimi. Badate bene che questa procedura, cioè la procedura per i licenziamenti collettivi, il datore di lavoro la deve fare a condizione che appunto i trasferimenti siano più di quattro, anche se i trasferimenti in questione siano perfettamente legittimi. Faccio un esempio. Se io ho due sedi e ne chiudo una, dispongo il trasferimento dei lavoratori addetti alla sede cessata all'altra sede. Un trasferimento assolutamente legittimo, non potrei fare diversamente. Ma ciò non di meno, questo trasferimento assolutamente legittimo lo devo assoggettare alla procedura perché integra sicuramente un mutamento essenziale delle caratteristiche fondamentali dei rapporti di lavoro. Questo per dire che nel momento in cui si vanno a fare appunto i trasferimenti bisogna prestare grande attenzione perché poi diversamente non è possibile esercitare i poteri che derivano all'incapo che vi sono in capo al datore di lavoro in caso di mancata accettazione dei trasferimenti stessi. Io parlerei ancora delle rinunce e delle transazioni e in sede protetta e poi magari, non so, lascerei la parola al dottor Bettin per gli ammortizzatori sociali, a meno che, non so, se mi dite un po' quando volevate poi collocare la pausa, avvocato Lucarini Domenico. Sì, la pausa io direi di farla verso le 16:30, così. Va bene, va bene. Allora io... quando ho finito un argomento, va bene. Allora, perfetto. Allora, abbiamo richiamato più volte, no, nelle nostre esposizioni, sia io che il dottor Bettin, queste rinunce e transazioni in sede protetta. Tutto deriva da questa disposizione, anche questa una disposizione assolutamente inderogabile che è posta, una di quelle fondamentali, posta a tutela dei diritti dei lavoratori, e che è l'articolo 2113, appunto, rubricato rinunce e transazioni. Dice che, guardiamolo con attenzione, perché le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni derogabili della legge o dei contratti collettivi non sono valide. Allora, fermiamoci un momento a questo primo comma e torniamo a quello che dicevo poc'anzi. Non è che tutte le transazioni concluse in materia di lavoro siano di per sé invalide. Vedremo poi come deve essere fatta valere questa invalidità secondo le disposizioni del secondo comma. Però, voglio dire, a prescindere, le rinunce e le transazioni che non sono valide sono solo quelle che concernono diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi. Tutto il resto, ciò che non è inderogabile per legge o contratto collettivo, è nella disponibilità del lavoratore. Quindi, dicevo prima, la retribuzione, il benefit, gli emolumenti che non trovano fondamento nel contratto collettivo, sia esso nazionale, aziendale, territoriale, quello che volete, che non trovino fondamento nel contratto collettivo, sono assolutamente derogabili. Il prestatore di lavoro non ha bisogno di nulla per rinunciare al suo superminimo individualmente convenuto. Non ha bisogno della... Perché, dico questo perché nella prassi, a mio modo di vedere, si abusa molto di questo, del cosiddetto 411, perché poi vedremo perché 411, perché si chiama 411, no? È riferimento alla norma del codice di procedura civile. Non sempre serve il 411 e andare alla ricerca sempre del 411 appesantisce
l'attività di gestione, quando non serve. Altra ipotesi in cui per giurisprudenza assolutamente costante l'accordo in sede protetta non serve è quello in cui il lavoratore decide di rinunciare all'impugnazione del licenziamento. La risoluzione del rapporto è nella disponibilità del lavoratore e siccome è nella disponibilità del lavoratore, egli vi può rinunciare e vi può rinunciare liberamente. Il sottoscritto Francesco Rossi rinuncia all'impugnazione del licenziamento intimatogli in data appunto a Francesco Rossi. Quella rinuncia è valida e assolutamente idonea a rendere non più contestabile quel licenziamento. Quindi non è vero che serve sempre il 411, in materia di lavoro serve il 411. Guardiamo ancora il primo comma. I rapporti di cui è l'articolo 409. Qui l'articolo 409, che è la norma del codice di rito che, come sappiamo, individua quali siano i rapporti che spettano la competenza del giudice del lavoro, non individua solo i rapporti di lavoro subordinato, ma anche i rapporti di collaborazione coordinata continuativa e i rapporti di agenzia. Quindi attenzione, quando siamo in materia di agenzia e parliamo sempre di diritti riconosciuti dalla legge o da disposizioni dell'accordo economico collettivo, in questo caso noi dobbiamo, affinché le rinunce non siano impugnabili, andare davanti alle commissioni di cui subito diremo. Andiamo al secondo comma, però, prima di occuparci delle commissioni. Tutti gli accordi che vengono conclusi, è vero che non sono validi, ma devono comunque essere impugnati, altrimenti diventano validi a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la risoluzione del rapporto stesso. Quindi attenzione, se un rapporto è durato 20 anni e io la rinuncia l'ho fatta al 10° anno e il rapporto si risolve appunto dopo ulteriori 10 anni, io quella rinuncia la posso impugnare entro 6 mesi dalla risoluzione del rapporto. Non c'è prescrizione, non c'è decadenza. L'unica decadenza è quella appunto che matura 6 mesi dopo la risoluzione del rapporto. Quindi tutte le rinunce che intervengono in corso di rapporto rimangono e sono sempre impugnabili entro 6 mesi dalla fine del rapporto. Come si impugnano? Con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, che renda manifesta la volontà del prestatore di impugnare la transazione. Il sottoscritto Francesco Rossi impugna con la presente ogni rinuncia in transazione da egli sottoscritta durante il corso del rapporto, successivamente alla risoluzione del rapporto stesso, punto. Ecco, questa è la classica formula dell'impugnazione ex 2113. Dice la stessa norma: le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 135, eccetera, eccetera, del codice di procedura civile. Ecco, allora andiamo a vedere come e dove si fanno queste rinunce e transazioni in sede protetta. Anzitutto, ecco, una cosa che volevo dire, che spesso si dice senza alcun fondamento. La norma è rinunce e transazioni. Quindi possono essere anche solo rinunce. Non c'è scritto da nessuna parte che devono essere transazioni. Secondo una, come dire, prassi che è in uso, per esempio, tanto per non andare lontano, presso l'Ispettorato Territoriale di Padova, ma direi presso tutti gli ispettorati territoriali del Triveneto, se io vado davanti alla commissione di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale, che è una delle sedi protette in cui possono essere concluse queste conciliazioni, non mi fanno firmare la conciliazione se non vi è un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro. Ma questa è una prassi che non ha nessun fondamento. Vi può essere puramente e semplicemente una rinuncia. Perché? È irrilevante la ragione. È irrilevante la ragione. La legge non vuol tutelare qui l'equilibrio del rapporto sinalagmatico in sede di accordo, ma vuole tutelare semplicemente la volontà, la libertà del lavoratore. E proprio questa ragione di tutela deve
farci porre estrema attenzione alla diversità fra la sede e quindi la tutela che viene apprestata al lavoratore per la sede e il contenuto della transazione. Mi spiego. Non è che perché ho firmato la rinuncia davanti alla commissione di conciliazione, davanti in sede sindacale o davanti alla commissione di certificazione, quella rinuncia, siccome l'ho firmata lì, è di per sé valida. No, se l'ho firmata lì non sarà impugnabile perché non è stata sottoscritta davanti a una delle sedi indicate dal 2113. Ma poi andrò come sempre a verificare se vi siano dei vizi del negozio e quale sia la portata del negozio giuridico che vado a concludere. E quindi le rinunce sono valide e sono efficaci soprattutto soltanto se siano determinate nel loro contenuto, perché se sono assolutamente indeterminate l'oggetto del contratto non è né determinato né determinabile e quindi è nullo, ma comunque è inidoneo ad esprimere una volontà veramente abdicativa del prestatore di lavoro rispetto alla rinuncia. Anche qui un esempio. Adesso molto di meno, ma fino a non molti anni fa, adesso molto di meno perché si è capito che non serve a niente, finalmente, era uso, ma ancora adesso, insomma, era uso nel momento in cui il prestatore di lavoro se ne andava, fargli sottoscrivere la cosiddetta quietanza a saldo, no? Il sottoscritto Francesco Rossi dichiara di ricevere il trattamento di fine rapporto e con ricevimento di quanto sopra dichiara di non avere nulla a pretendere per qualsiasi voglia titolo connesso alla svolgimento e risoluzione del rapporto stesso, punto, firma. Passa un anno, il prestatore di lavoro agisce in giudizio dicendo che non sono state pagate questo e quest'altro ancora. Il datore di lavoro esibisce e dice no, hai firmato la rinuncia, qui siamo tranquilli, sono passati più di 6 mesi. No, non siamo tranquilli per nulla. E la giurisprudenza ha detto che le cosiddette quietanze a saldo, proprio perché non contengono una reale volontà abdicativa, sono prive di qualsiasi effetto. E cosa vuol dire che non contengono una reale volontà abdicativa? Vuol dire che non indicano l'oggetto della rinuncia. E quindi è importante che in questi accordi, a prescindere dalla sede in cui sono firmati, noi indichiamo quali sono le ragioni del contendere e poi in rapporto a quelle ragioni indichiamo appunto la volontà di rinunciare e poi, se vogliamo estendere questa rinuncia anche a ragioni che non siano dedotte, le indichiamo specificamente. E per questo, come vedete ormai con grande frequenza, in questi verbali ci sono elenchi lunghissimi di rinunce che spesso non c'entrano niente con il rapporto di lavoro in questione, in cui praticamente si rinuncia a tutto il possibile ed immaginabile, tutto specificamente indicato, ancorché non c'entri nulla con il rapporto di lavoro. Ecco, anche questa non è una prassi che mi permetto di consigliare, perché il fatto che si rinunci anche all'eredità del nonno in sede sindacale forse dice che proprio questa volontà così genuina non c'era, perché, voglio dire, ripeto, si mettono dentro rinunce che con quello che attiene quel rapporto di lavoro non c'entrano assolutamente nulla. Ma andiamo avanti e andiamo a vedere finalmente quali siano le sedi in cui si può concludere queste conciliazioni in sede protetta. Molto sinteticamente le sedi sono 3. La prima è quella a cui già facevo riferimento, la commissione di conciliazione istituita presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e di cui alla successiva disciplina che vedete qui, 410-411 del Codice di Procedura Civile, e in cui appunto viene disciplinata la procedura che si deve percorrere per la conciliazione davanti alle commissioni di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. In estrema sintesi si propone una semplice richiesta di convocazione della commissione di conciliazione, si indica l'oggetto e in modo specifico l'oggetto, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro la trasmette alla controparte, se la controparte vuole aderire e aderisce al tentativo di conciliazione, anche solo al tentativo, non alle richieste, la commissione di conciliazione fissa un incontro e in quell'incontro si può convenire quello che si ritiene in ordine al rapporto di lavoro che viene in questione.
e si conviene con assoluta libertà, salvo quello che dicevo, per cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro del Triveneto praticamente non consente mai semplici rinunce. Altro luogo in cui si può concludere la conciliazione in sede protetta sono le commissioni di certificazione. Le commissioni di certificazione sono quelle disciplinate dalla legge, dall'articolo 31 della legge 183, in cui si dice che, scusate, la legge 183 prevede specificamente che appunto quegli accordi si possono concludere presso le commissioni di certificazione, che sono disciplinate dall'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre del 2003, il 276. Le commissioni di certificazione si trovano un po' ovunque, c'è quella dei consulenti del lavoro, c'è presso l'Università di Padova, presso l'Università di Venezia, ce ne sono un po' di ovunque, insomma, e sono sedi assolutamente davanti alle quali che sono utilizzabili, anche lì ognuna ha una sua propria disciplina per la convocazione delle parti, per la richiesta, ma insomma niente di difficoltoso. Un'altra sede che è appunto prevista dall'articolo 12, 412 ter del Codice di Procedura Civile è possono essere svolti qui le conciliazioni presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ecco, dobbiamo essere molto attenti perché quella che viene maggiormente usata è la conciliazione sindacale. È una conciliazione appunto molto usata, alla quale però bisogna essere attenti, perché che cosa succede, no? Dobbiamo fare queste transazioni, dobbiamo concludere queste transazioni, lo trovi tu un sindacalista? Sì, lo trovo io. Lo troviamo per la strada, lo portiamo qui, gli facciamo firmare il verbale e siamo tutti contenti e siamo a posto. Allora, io vi invito a prestare attenzione a due aspetti. Il primo aspetto è che la norma consente le conciliazioni in sede sindacale presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi. Quindi io devo prendere il contratto collettivo che disciplina il mio rapporto, devo andare a vedere qual è la disciplina ivi contenuta relativamente alle condizioni, alle conciliazioni in sede sindacale e devo a queste attenermi. Prima considerazione. Seconda considerazione. La giurisprudenza, che si è occupata più volte di questi accordi sottoscritti in sede sindacale, richiede che l'assistenza del sindacalista sia effettiva. Non basta che il sindacalista si fermi 30 secondi, non lega niente, dica metta il timbro, la firma, eccetera, e siamo a posto in sede sindacale. No, il sindacalista deve avere cognizione della controversia e deve prestare un'assistenza effettiva. Non è necessario naturalmente che vi sia l'affiliazione, che il sindacalista e il lavoratore si conoscano da chissà quanto tempo, però è importante che il sindacalista svolga il suo ruolo e spieghi bene al lavoratore il senso di quella conciliazione, il senso della sua presenza, il contenuto dell'accordo. E cioè è appunto attraverso questi strumenti che l'assistenza sia effettiva. Attenzione poi ancora. Contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Allora, io non posso concludere la conciliazione in sede sindacale con il sindacato giallo, verde e rosso che ieri mattina si è costituito e ha firmato un contratto collettivo di cui nessuno sa niente, ancorché depositato a CNEL. Perché questo non è una conciliazione che mi dà tranquillità, è una conciliazione che potrebbe essere impugnata. Ecco, io per le conciliazioni di sede sindacale mi fermerei qui in modo da andarci poi a occupare dell'articolo 2112, in modo da lasciare spazio. Sì, prego. Scusa Francesco, è arrivata una domanda attinente a quanto hai ora esposto. Viene chiesto, la negoziazione assistita prevista dalla riforma, dalla composizione negoziale, credo, riguarderà dunque diritti disponibili solo o avrà anche un ambito diverso, più ampio? Allora, ecco, anzitutto quello che sarà importante dire è che per quello che si sa sulla riforma, sulla negoziazione assistita, come era stato previsto da un decreto legge di
6-7 anni fa. La negoziazione assistita sarà una sede nella quale sarà possibile concludere rinunce e transazioni in sede protetta alla presenza degli avvocati che abbiano alcune caratteristiche. E quindi la negoziazione assistita sarà una ulteriore, oggi non c'è, ma sarà una ulteriore sede in cui si potrà concludere una conciliazione in sede protetta. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che la negoziazione assistita non cambierà il contenuto, non cambierà il contenuto di quanto sto dicendo. E forse questa domanda però, come dire, suggerisce un approfondimento ancora un attimo, scusate, sul contenuto di queste conciliazioni. Perché uno si chiede, sì, ho capito, vabbè, la sede protetta è questa, il contenuto deve essere il contenuto deve essere precisato, ma quale può essere il contenuto? Allora, diciamo questo come criterio generale. Rispetto a quanto già lo vedremo poi anche in sede di trasferimento di azienda, rispetto a quanto già maturato, il lavoratore può disporre pienamente anche di un diritto che viene sancito da una norma inderogabile o che viene sancito da un contratto collettivo. Faccio un esempio. Il lavoratore ha ricevuto per un anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dal contratto collettivo. Norma inderogabile, articolo 36 della Costituzione, nessuno al mondo potrebbe toglierla. Però è un diritto già maturato che è nel suo patrimonio. Ne può disporre il lavoratore, cioè può rinunciare in tutto o in parte a quel diritto? Certamente sì. Lo può fare e lo può fare in sede protetta, cioè davanti a queste commissioni o in sede di negoziazione assistita. Potrebbe il lavoratore nello stesso modo rinunciare per il futuro a percepire retribuzioni e quindi dire va bene, siamo in sede protetta, sai cosa c'è? Per il futuro invece che pagarmi 2.000 euro come previsto dal contratto collettivo mi paghi 1.500, no. Non è un diritto entrato nel suo patrimonio, non è un diritto di cui può disporre, è un diritto garantito da una norma inderogabile. E questo oggi e domani, anche in sede di negoziazione assistita. Non so se mi auguro di avere risposto a quella che era poi la sollecitazione. Sì, no, vuole aggiungere qualcosa, dottore? Sì, ma riguardava un'altra cosa, quindi... No, allora, io faccio questa considerazione, ma forse ne parlerete dopo. Il tavolo della composizione negoziata della crisi diventa una nuova sede protetta di accordi che hanno queste stesse caratteristiche delle sedi protette di cui avete parlato, di cui hai parlato adesso? No. Vedremo poi una norma che è contenuta, almeno insomma, per quello che è la mia conoscenza, no. Nel senso che vedremo poi una norma contenuta appunto nella disciplina che riguarda i rapporti con le organizzazioni sindacali e la necessità della consultazione sindacale, ma non diventa una nuova sede. Sì, sì, perfetto. Stavo anticipando, quindi un discorso che affronterete dopo. Certo, prego, dottore, se voleva lei. Sì, l'unica aggiunta che volevo fare a quanto detto dall'avvocato Rossi dal punto di vista numerico, perché ha già completato tutto dal punto di vista giuridico invece in maniera impeccabile riguardo la parte delle conciliazioni, è soprattutto riguardanti i numeri, un'attenzione soprattutto sui numeri e a cosa viene inserito, cioè i titoli che vengono dati nel momento in cui viene sempre chiesta questa sorta di pedaggio da inserire all'interno dell'accordo. Spesso, come giustamente ha detto l'avvocato, si inserisce quella cosa della transazione novativa, quella transazione che deve andare poi a pagare questa specie di ristoro, questa nuova cosa per la rinuncia o per le rinunce che effettivamente ha svolto il lavoratore. E sovente invece si usa invece quel famoso titolo del incentivo all'esodo. Questi sono i due titoli che più vengono utilizzati o che almeno a me nella mia piccola esperienza mi è capitato di vedere in sede di conciliazione.
Queste hanno chiaramente dei risvolti fiscali e previdenziali totalmente diversi. Infatti spesso si gioca molto sulla transazione novativa molto bassa, in quanto questa viene assoggettata sia chiaramente alla parte previdenziale e fiscale, e quindi chiaramente c'è un esborso maggiore dal lato aziendale che la deve pagare, e invece viene sempre aumentato a dismisura il famoso incentivo all'esodo, che invece va a tassazione separata, non va a fare cumulo chiaramente sul reddito annuale del soggetto lavoratore dipendente, e non è soprattutto soggetto a contribuzione. Quindi diciamo che si è sempre trovato una sorta di amichevole accordo anche tra datore e lavoratore di inserire questa cifra spesso a titolo di incentivo all'esodo. Chiaramente sono d'accordo con quanto ha detto l'avvocato Rossi rispetto ai milioni di punti. Di solito c'è sempre un punto all'interno dell'accordo che prevede la rinuncia a qualsiasi cosa, e questa rinuncia è sempre formalizzata da un grande incentivo all'esodo. Questi sono dei punti che effettivamente magari possono, come ha detto l'avvocato Rossi, far riflettere. Tutto qui. Sì, è interessante quello che diceva il dottor Bettin, e ci dà lo spunto per un piccolo approfondimento su questo, che però secondo il mio punto di vista è importante, perché ecco, io non l'avevo previsto nella mia scaletta, fra le mille cose non previste, però è importante, perché su questo punto è molto importante capirsi, perché soprattutto appunto nella gestione dell'impresa in crisi spesso si fanno accordi con i lavoratori diretti a mille cose, anche in sede di risoluzione del rapporto. Allora, lo diceva il dottor Bettin, attenzione, tutte le somme che noi paghiamo in questi accordi sono di regola assoggettate a contribuzione e a imposta, perché il principio generale è che tutte le somme che sono soggette ad imposta sono soggette anche a contribuzione. Quindi, siccome, adesso io non entriamo nel dettaglio, non abbiamo assolutamente il tempo, ma siccome la regola generale è che tutti i redditi sono soggetti ad imposta, la regola è che tutti i redditi sono soggetti anche a contributi. Con un'eccezione, una sola, l'incentivo all'esodo. Ora, perché ci sia un genuino incentivo all'esodo, è necessario che un esodo ci sia. La giurisprudenza, da ormai qualche anno, ha superato l'idea che aveva un tempo per cui la nozione di esodo richiamava l'esodo biblico, e quindi, come dire, non poteva essere costituito da un solo licenziamento, no? Perché un solo licenziamento non è un esodo. Ma in realtà adesso dice che anche un solo licenziamento è un esodo, perché questa parola appunto di evocazione biblica non c'entra. Importante, allora, quindi un licenziamento ci deve essere, anzi, più precisamente, ci deve essere una risoluzione del rapporto, e il licenziamento non deve ancora essere avvenuto, perché la Cassazione dice, attenzione, quando il licenziamento è già avvenuto, tu non puoi erogare un incentivo all'esodo, perché se il licenziamento è già intervenuto, che cosa incentivi? L'hai già licenziato, non c'è niente da incentivare. Ecco, si usano spesso delle formule che sono incentivo alla rinuncia all'impugnazione del licenziamento, somma che trae origine dalla risoluzione del rapporto, riprendendo la dizione del testo unico sulle imposte. Ecco, attenzione, sono delle formule che, come dire, sono fortemente a rischio di assoggettamento ad imposta. Non solo ad imposta, scusate, ma a contribuzione. Sicuramente invece soggetta a contribuzione sono le somme che vengono date a titolo di transazione generale innovativa, perché la transazione generale innovativa è un titolo che trova origine nel rapporto di lavoro e ha origine retributiva. Ecco, quello che voglio dirvi, solo perché focalizziamo un concetto, è che se io ho una controversia che nasce puramente e semplicemente dalla rivendicazione di differenze di retribuzione arretrate, non è che posso mettere l'incentivo all'esodo, perché lì qua non c'è nessun esodo, e quindi, come dire, devo pensare che quando do una somma di 100, quella somma sarà soggettata non solo ad imposta, rispetto alla quale il datore di lavoro svolge la sua funzione di sostituto, per cui l'imposta la paga in realtà il dipendente, ma anche a contribuzione, e a contribuzione piena.
perché su quelle somme non posso porre a carico del dipendente, per le ragioni che ho detto prima, la contribuzione a suo carico. Ecco, ringrazio anche il dottor Bettini di questa sollecitazione che ci ha dato la possibilità appunto di un approfondimento. E veniamo a un altro degli aspetti, forse cruciale, in cui si gioca spesso la gestione della crisi di impresa, che è quello del trasferimento di azienda. Perché accade frequentemente che una delle modalità appunto con cui viene gestito il trasferimento di azienda sia l'azienda in crisi sia appunto quella di trasferirla, di affittarla, quindi di concederla in locazione. Allora, anche qui la criticità che si presenta è abbastanza evidente ed è quella che chi ha un minimo di esperienza in questo settore sconta sempre. Io l'azienda l'avrei da vendere, io l'azienda avrei trovato chi la compra, io l'azienda avrei trovato chi l'affitta, però non vuole i dipendenti. Non ne vuole neanche uno perché ha i suoi e perché comunque dice che se prende l'azienda con quei dipendenti lì fa la fine dell'azienda stessa. Quindi non vuole nessuno e lui la prende volentieri, basta che non ci siano i dipendenti. Problema serio, enorme, perché l'articolo 2112 contiene tutta una serie di garanzie a favore dei lavoratori proprio nel momento in cui l'azienda viene trasferita. E, dato non trascurabile, anzi fondamentale importanza, questa norma trova poi il suo, oggi possiamo dire, fondamento in una direttiva comunitaria, che è la 2001-23, che segue la precedente, che era la 98-50, che tutela i diritti dei lavoratori in caso appunto di trasferimento dell'azienda, sancendo una serie di principi cui il legislatore italiano si è nel tempo adeguato e che vengono comunque costantemente recepiti dalla giurisprudenza nell'interpretazione dello stesso articolo 2112, nell'interpretazione dell'articolo 47 della legge 428 del 90, che disciplina il trasferimento delle aziende sottoposte a procedure concorsuali. E quindi una direttiva che ha avuto grande importanza non solo nell'interpretazione della norma e quindi nell'obbligo che ha il giudice nazionale di conformare la sua interpretazione ai principi sanciti dalle direttive comunitarie, ma anche proprio nel contenuto preciso della norma, che è stata poi modificata nel tempo proprio per adeguarla alla direttiva di cui ho detto. Una norma che oggi sostanzialmente appunto recepisce i principi stabiliti dalla direttiva stessa. Allora, che cosa prevede? Cerchiamo di essere sintetici e di fissare i punti fondamentali. Il primo punto fondamentale è che in caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Fermiamoci su questo primo comma, che già contiene moltissimo. Anzitutto, trasferimento di azienda. Che cosa vuol dire e che cos'è prima di tutto, che cos'è l'azienda e che cosa vuol dire trasferimento? La nozione di azienda, sappiamo, è quella data dall'articolo 2555, che tutti conosciamo, ma che per praticità ho riportato. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Ora, la giurisprudenza comunitaria e sulla base delle indicazioni fornite da quella giurisprudenza, anche la giurisprudenza nazionale, da tempo, scusate che sono andato avanti invece che andare indietro, da tempo ha fornito una indicazione di quando sia configurabile un'azienda, che va al di là di quella indicata dall'articolo 2555, nel senso che ritiene l'azienda non solo quel complesso di beni, ma quell'organizzazione che è idonea a produrre un bene o un servizio, per cui è stata ritenuta per esempio azienda anche la mera organizzazione dei lavoratori che per esempio prestavano un servizio rispetto al quale
non era necessario alcun bene, alcun supporto sostanziale. È stata ritenuta un'azienda, per esempio, una concessione relativa al trasporto dei passeggeri, nel senso che, ancorché non fossero trasferiti gli autobus, qualora veniva trasferita la concessione e l'organizzazione imprenditoriale che attorno a quella concessione stava, quella doveva ritenersi un'azienda. Quindi una nozione estremamente allargata di azienda. Allargata da un lato, ma nello stesso tempo ristretta. Ristretta con finalità antifraudolente, perché, come vedremo subito, l'articolo 2112 è una norma che si pone a tutela del lavoratore, ma che talvolta è usata anche come una modalità di operare esternalizzazioni di parti dell'impresa non conformi al senso della norma, e poi ne parliamo subito. Dicevo quindi la nozione di azienda, la nozione di trasferimento, anche qui è una nozione estremamente ampia, non comprende soltanto la vendita, ma anche l'affitto, ma anche il comodato, ma anche il subentro a qualsiasi titolo di un altro soggetto nella gestione appunto dell'azienda stessa. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario. Quindi il principio generale è che quando viene trasferita l'azienda nell'ambito della quale il lavoratore presta la sua attività lavorativa, quel rapporto prosegue con l'acquirente. Principio generale. E il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Quali sono questi diritti che ne derivano? Chiariamolo, i diritti che ne derivano sono i diritti individuali, non sono i diritti di carattere collettivo, rispetto ai quali la norma, come subito vedremo, contiene una disposizione ad hoc. Quindi, per capirci, se io ho convenuto un super minimo individuale, se io ho convenuto che avevo l'utilizzo della macchina anche per fini personali, che avevo il telefono, che avevo il computer, che avevo tutta una serie di emolumenti che mi spettavano perché li ho convenuti individualmente, questi emolumenti, nel momento in cui il rapporto prosegue in capo all'acquirente, io li conservo e ne posso rinunciare solo io, senza che su questi possa intervenire chi che sia. Diverso invece è la disciplina collettiva, che vediamo al terzo comma. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data di trasferimento fino alla loro scadenza, salvo che non siano sostituiti da analoghi contratti collettivi applicati dal cessionario. Quindi il contratto individuale, e quindi ciò che è connesso al contratto individuale, prosegue e viene mantenuto. Diversamente, i trattamenti di carattere collettivo hanno una diversa disciplina. Il cessionario è tenuto ad applicare il contratto collettivo che veniva applicato al rapporto ceduto fino alla sua scadenza, salvo che non sia sostituito da altro contratto collettivo che applica il cessionario stesso. In sostanza, se il cessionario applica già una sua disciplina collettiva, quella disciplina si applicherà anche ai rapporti ceduti. Quindi, disciplina individuale, disciplina collettiva. Altro punto fondamentale. Nel momento in cui il rapporto prosegue, il cedente e il cessionario, comma 2, sono obbligati in solido rispetto a tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. E qui vediamo quindi il principio della solidarietà. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi compra l'azienda, i rapporti di lavoro si trasferiscono in capo a lui e lui risponde in solido di tutti i debiti, di tutti i crediti che i lavoratori avevano al momento del trasferimento nei confronti del loro precedente datore di lavoro. Con le procedure di cui gli articoli 410 e 411, cioè con le procedure in sede protetta che abbiamo visto, è possibile liberare il cedente dalla solidarietà, ma non è possibile liberare il cessionario. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che chi acquista l'azienda non può fare il tipico 410-411 con cui scriviamo che lui, acquirente l'azienda, risponde solo dei crediti dei lavoratori che saranno maturati a partire dal trasferimento. E di quelli vecchi, no. Quel 410-411 è invalido.
ai sensi del secondo comma del 2112. Quindi quella liberazione del cessionario, che è spesso quella che interessa di più per il ragionamento che facevo prima, che io avrei chi compra l'azienda ma non vuole né dipendenti né debiti, quella liberazione in quel momento, non è possibile. Ma uno dice, vabbè, ma allora, come dire, questa norma impedisce al soggetto che è titolare del diritto, cioè il lavoratore, di disporre del diritto stesso? Sì, glielo impedisce nel momento del trasferimento. Nel momento in cui invece il rapporto sarà concluso, cioè nel momento in cui quel diritto diventerà effettivamente esigibile, il lavoratore può liberare anche il cessionario, ma non lo potrà fare nel momento in cui avviene il trasferimento di azienda. Lo potrà fare alla fine di quel rapporto, quando tutti i suoi crediti diventeranno esigibili, e allora lo potrà appunto liberare. Dal fatto che, ecco, torniamo ancora un momento sulla solidarietà, perché è importante. La giurisprudenza ha chiarito che la solidarietà si applica solo ai rapporti che proseguono. Quindi non il mero trasferimento di azienda è fonte della responsabilità per i crediti che i prestatori di lavoro avevano al momento del trasferimento di azienda stesso, ma è necessario che il rapporto prosegua. Se il rapporto non prosegue e cessa in capo al cedente, il cessionario che ha acquistato l'azienda non risponde di quei debiti, se non debba farlo ad altro titolo, a titolo contrattuale o in forza delle generali disposizioni, ma non per il 2112. Quindi per il 2112 è necessario appunto che il rapporto prosegua. Dalla circostanza che il rapporto prosegue, deriva questa disposizione che dice, ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi delle normative in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Che cosa significa? Significa che nel momento in cui il licenziamento è comunque riconducibile al trasferimento di azienda, è un licenziamento affetto da nullità. Mi spiego. Succede frequentemente che l'imprenditore che vuole cedere l'azienda pensa bene, prima di cederla, di licenziare tutti i dipendenti scrivendo caro amico, ti licenzio per cessazione dell'attività dell'impresa. L'imprenditore dice io cesso, indubitabilmente cesso, non faccio più tutta la cosa qua. Sì, certo che cessi, però il giorno dopo hai trasferito, il giorno prima hai trasferito o hai affittato l'azienda a un altro. Allora sì, tu cessi, ma l'azienda prosegue. E allora è evidente che questo licenziamento è determinato dal fatto che tu cedi l'azienda, non dal fatto che cessi l'attività. E quindi questo licenziamento è nullo. Attenzione appunto a questa norma. Mi avvio alla conclusione sul trasferimento d'azienda, poi facciamo magari la pausa e poi lascio la parola al dottor Bettini. Ecco. Dicevo prima che il trasferimento d'azienda viene talvolta usato con finalità elusive. Mi riferisco, così partiamo dall'esempio e così capiamo il senso della norma, mi riferisco ad alcune operazioni che sono state fatte da molte società di grande rilievo, nell'ambito delle quali si è pensato che anziché effettuare una faticosa procedura di trasferimento di lavoratori o di licenziamenti collettivi, spacchiamo l'azienda artificiosamente in due, esternalizziamo una parte, che so io, il servizio crediti, il servizio back office, il servizio quel che sia, lo configuriamo come un'azienda, la trasferiamo a Pinco Pallo che mi gestisce il back office, i crediti o quant'altro, e così tutti i lavoratori che sono addetti a questo servizio li prendo e li esternalizzo, e poi finché dura l'esternalizzazione dura, e se non dura più pazienza, non possiamo farci nulla. Ecco, il senso di questa disposizione, che trovate ai fini
e per gli effetti di cui è il presente articolo, si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione in seguito a quello che dicevo, cessione, eccetera, eccetera, comporti il mutamento di titolarità di un'attività economica organizzata con o senza fine di lucro preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità. Preesistente al trasferimento. L'azienda che viene trasferita o un suo ramo deve essere come azienda o come ramo preesistente al trasferimento. E se non è preesistente, quello non è un trasferimento di azienda. E se non è un trasferimento di azienda, nel momento in cui io lo configuro come un trasferimento di azienda, realizzo in realtà una cessione individuale del contratto che per essere efficace necessita del consenso anche del contraente ceduto. E quindi realizzo appunto un mutamento della titolarità del contratto che se non ha il consenso del contraente ceduto è illegittima e può essere contestata. Ecco, quello che è importante quindi dire è che perché sia effettivamente configurabile un trasferimento d'azienda, perché poi a qualcuno spesso vengono queste idee, facciamo un trasferimento di azienda così ci liberiamo di X, Y, Z. Per fare il trasferimento d'azienda bisogna che l'entità economica sia funzionalmente autonoma e preesistente. Funzionalmente autonoma significa che deve essere in grado di produrre il bene e il servizio per il quale è stata creata. Se non ha queste caratteristiche non è un'azienda, non è un ramo di azienda, e quindi non può essere ceduta come tale. Io mi fermerei qui, poi naturalmente parleremo successivamente degli obblighi di consultazione sindacale che devono precedere il trasferimento di azienda e del trasferimento delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, con qualche cenno perché è importante e farlo, e così ci introdurremo anche le relazioni sindacali, diciamo di carattere non individuale. Ma prima magari il dottor Bettin ci parla degli ammortizzatori sociali. Allora, grazie Francesco, molto interessante questa trattazione sul trasferimento d'azienda. Lo stesso DL 118 prevede l'ipotesi specifica della continuità indiretta attraverso l'affitto e il trasferimento d'azienda, quindi siamo proprio nell'ambito della disamina di quelle norme che in ogni procedura di risanamento aziendale, concorsuale o meno, ma che in particolare ai fini del corso assumono un'importanza centrale. Abbiamo già fatto molto, perché sono più di due ore che ci intratteniamo, che ascoltiamo volentierissimo queste informazioni, però un po' di stanchezza c'è. Allora io chiedo ai relatori di modulare gli interventi successivi in funzione del tempo che rimane, perché magari ci sono delle parti più attinenti, più specifiche rispetto al DL, che meritano maggiore attenzione rispetto ad altre che magari vale la pena accennare solo. Adesso faremo un quarto d'ora di pausa, sono le 16:38, diciamo che alle 52:53, alle 16:52-53 ci ritroviamo, e poi avremo poco più di un'ora per completare. C'è anche una domanda, ma magari la facciamo e gli rispondiamo velocemente quando ci ritroviamo tra un quarto d'ora. Vi ricordo a tutti i corsisti di non uscire dal collegamento perché si ferma il timer del computo della frequenza. Grazie, allora ci vediamo tra 15 minuti. Sì, eccoci di nuovo qui per la sessione pomeridiana di oggi, nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazione delle parti sociali. Ci eravamo lasciati con alcune domande che arrivano dal pubblico, ai corsisti che stanno seguendo, che vi pongo. Ecco, rispondiamo magari in maniera sintetica, perché altrimenti rischiamo di comprimere troppo il tempo per l'esposizione, se è possibile naturalmente. Poi viene chiesto come si coordina l'articolo 2112
che ha analizzato l'avvocato Rossi del codice civile con la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di fallimento dell'azienda? Ne parliamo dopo, perfetto. Poi, nel caso di acquisto di ramo d'azienda successivo ad affitto, nel corso del quale è stato trasferito il personale all'affittuaria con la procedura dell'articolo 47 della legge 428-90 e verbali ex art 411, è necessario rinnovare la procedura anche se il titolare dell'attività non cambia e non vi è mutamento di titolarità nel rapporto di lavoro, pur essendo intervenuto un trasferimento di azienda ad altro titolo, cioè dall'affitto alla cessione? No, perché non cambia la titolarità dell'azienda. A meno che prima che cambi questo titolo, l'azienda non venga retrocessa in capo al proprietario, il quale poi la rivende. In questo caso, siccome c'è un doppio trasferimento, qui la procedura è necessaria. Però se interviene puramente e semplicemente un titolo, un mutamento del titolo in relazione al quale l'azienda viene gestita dal medesimo datore di lavoro, ciò è rilevante ai fini del rapporto di lavoro, non c'è nessuna interruzione. Perfetto, allora continuiamo con la vostra scaletta, condividiamo le slide a schermo intero e andiamo avanti. Sì, allora prima di ripartire, vediamo, provo a schermo intero, ok. Prima di ripartire con la questione degli ammortizzatori sociali, e cercherò di tediarvi il meno possibile perché sicuramente sono più... diciamo ostici rispetto probabilmente a il resto, che sicuramente è più interessante, di cui dobbiamo trattare, tra cui la parte relativa ai trasferimenti. Volevo poi concludere su una questione riguardante nel caso di trasferimento, che cosa succede al lavoratore e la retribuzione. L'avvocato Rossi ha detto che mantiene ovviamente tutto quello che il lavoratore aveva maturato, e su questo non c'è ombra di dubbio. Ma cosa succede nel caso in cui di trasferimento il cedente e cessionario applicano contratti collettivi diversi? Per esempio, uno, il cedente aveva 13 mensilità rispetto, che ne so, al cessionario che per esempio applica un contratto collettivo con 14. Ecco che in questo caso, dal punto di vista della retribuzione, si parla di armonizzazione della retribuzione. Ecco che quindi al lavoratore subordinato dipendente dovrà essere garantita la stessa RAL, lo stesso reddito annuo lordo, e quindi ovviamente dovrà essere riparametrata la retribuzione per fargli avere chiaramente tutto quello che gli è spettante. E procediamo con gli ammortizzatori sociali, che ovviamente possiamo dividere invece in due tronconi principali: gli ammortizzatori sociali che vengono concessi in costanza di rapporto di lavoro, e quindi in aziende in crisi possiamo parlare di CIGS, Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, di CIGO, Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, e di FIS, che sono i fondi di integrazione salariale. Rispetto invece a quelli che sono gli ammortizzatori sociali alla scadenza del rapporto di lavoro, e tra i quali ho voluto sicuramente inserire la NASPI, che è la vecchia disoccupazione, che nell'alveo poi dell'arco degli anni ha cambiato diversi nomi, da disoccupazione a ASPI a NASPI, che sta come acronimo per Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. Rispetto poi a quello che, anche se non è proprio non potremmo considerarlo effettivamente un ammortizzatore sociale, ma insomma un fondo di garanzia che garantisce su determinati aspetti, trattamento di fine rapporto e tre ultime mensilità, il lavoratore subordinato dipendente nel momento in cui vi siano alcuni tipi di fattispecie. Inizierei sicuramente con la parte degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
per poi invece lasciare la parte all'avvocato Rossi rispetto a tutta la parte dei trasferimenti d'azienda e magari agganciare, se rimarrà, si spera, del tempo, un piccolo pezzo sul fondo di garanzia, perché la domanda, tra l'altro, a cui l'avvocato Rossi mi sa che voleva rispondere dopo, successivamente, potrebbe interessare forse anche questa parte dell'intervento del fondo di garanzia. Innanzitutto diciamo che tutta la parte riguardante gli ammortizzatori sociali la troviamo comunque riassunta in quello che è il decreto legislativo 148/2015, che di per sé ha messo in ordine, diciamo così, tutta quella che era la tematica relativa agli ammortizzatori sociali. E ovviamente dobbiamo tralasciare qui tutti quelli che sono i famosi ammortizzatori sociali di cui stiamo sentendo parlare in tutti i giorni, quindi quelli emergenziali, che chiaramente non hanno nulla a che vedere con quello in cui noi stiamo trattando, quindi quelli ovviamente dati dai vari decreti Cura Italia, rilancio, decreto agosto, sostegni, chi più ne ha più ne metta. Qui tratteremo soltanto invece quelli fondamentali riguardanti appunto la disciplina delle aziende in crisi e quindi del decreto legislativo 148/2015. Prima di parlare di questi ammortizzatori, volevo entrare 2 minuti velocissimamente su partire con la CIGS, quindi con la Cassa Guadagni Integrazione Straordinaria. Perché? Perché questa ci ha fatto già capire, secondo l'intervento del nostro legislatore, quale effettivamente sia stato l'orientamento, anche dal punto di vista politico, di tutto ciò che ha a che fare con l'ammortizzatore sociale. Diciamo che, soprattutto per quello che riguarda la CIGS, ma poi anche di per sé anche la disoccupazione, o comunque quella che una volta si chiamava indennità di mobilità, che poi è stata riassorbita all'interno della NASPI o quant'altro, ha avuto nel corso del tempo una normativa sempre più stringente, che è stata determinata probabilmente dalla pecunia delle casse dello Stato, che chiaramente non riuscivano più a garantire effettivamente tutti questi ammortizzatori sociali che si hanno, insomma, all'interno del nostro Stato per i lavoratori subordinati dipendenti. La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, con la norma del 223/91, in realtà vedeva, nel caso per esempio di procedure concorsuali, che anche se avevamo la cessata attività, vi era, nel caso in cui sussistessero esclusivamente i requisiti dimensionali di inquadramento, la concessione di questo ammortizzatore sociale. Quindi di per sé negli anni 90, nonché anche negli anni 2000, quanto minimo fino al 2012, abbiamo avuto una cassa che possiamo dire che è sempre stata data a pioggia. Okay? Quindi il curatore, indipendentemente dal fatto che l'azienda fosse decotta, che ci fosse cessata attività, che neanche ci fosse un eventuale compratore o che si parlasse neanche lontanamente di trasferimento d'azienda, era praticamente quasi obbligato, nel caso sussistessero appunto questi requisiti, a dover chiedere la cassa integrazione. Già a partire invece con la riforma Fornero, quindi chiaramente parliamo degli anni del subito dopo, anzi nel pieno probabilmente della crisi, ovviamente si ha invece un intervento, una chiusura, tra virgolette, di rubinetti, perché l'articolo 2,70 ha effettivamente poi abrogato quella che era l'articolo 3 della legge 291, dicendo che effettivamente la cassa integrazione, nel caso di cessata attività completa, quindi di paralisi completa dell'azienda, non ci fosse la possibilità chiaramente di dare l'ammortizzatore sociale. Anzi, questo in realtà poteva essere concesso soltanto nel momento in cui ci fosse quanto minimo delle fondate possibilità di ripresa, tant'è che su questo poi è uscito anche un DM, che è appunto quello che è scritto qui del 4 dicembre 2012, che riportava tutte quelle che erano le caratteristiche che dovevano chiaramente esserci per richiedere l'ammortizzatore sociale della Cassa Integrazione Straordinaria. Arrivati appunto con il decreto legislativo 148/2015, quindi riforma Poletti, in questo caso è stata completamente cancellata la possibilità della concessione
dell'ammortizzatore sociale, in quanto il requisito era che effettivamente ci dovesse essere unicamente l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa. Quindi, come se dal 2016, dal 1/1/2016, non ci fosse più la possibilità, chiaramente, di poter usufruire dell'ammortizzatore sociale straordinario, che invece in passato era sempre stato dato così liberamente. Nella normativa vigente, soprattutto per quanto riguarda la parte della crisi d'azienda, ok, quindi del fallimento del concordato preventivo, possiamo avere, tra virgolette, riscoprire due rami particolari, quello del fallimento e quello del concordato preventivo. Tant'è che all'interno della normativa vigente viene detta che la concessione della cassa straordinaria può essere data effettivamente solo nel momento in cui vi è un esercizio provvisorio che viene concesso appunto da parte del giudice, ok? Quindi perdonate, probabilmente forse il refuso del Ministero, perché dopo la cassa probabilmente deve essere richiesta al Ministero, ma l'esercizio provvisorio è soltanto chiaramente autorizzato in sede giudiziale. Ovviamente escludendo tutti quelli eventuali altre ripercussioni che invece l'azienda potrebbe avere. Capite bene come il curatore fallimentare, ok, non possa chiaramente essere un imprenditore, quindi difficilmente riuscirà a subentrare all'interno del rapporto di lavoro, che tra l'altro viene sospeso ai sensi della legge fallimentare dell'articolo 72, perché chiaramente nel momento in cui avviene un fallimento, il curatore fallimentare, prima di dire va bene, proseguiamo comunque con l'attività, magari ci sono anche delle commesse, magari ci sono effettivamente anche delle possibilità di riuscire a tirare su qualche denaro per poi poterlo, tra virgolette, dividere all'interno di un riparto. Certo è che la responsabilità che si prenderebbe in carico, non essendo datore di lavoro appunto quando viene nominato curatore fallimentare, ma deve fare un esercizio per subentrare in quei rapporti che sarebbero quiescenti ai sensi dell'articolo 72, chiaramente diciamo che ha limitato sicuramente in una percentuale molto alta la possibilità di utilizzo di questa cassa, di questa CIGS concorsuale. E anche nel concordato preventivo in realtà, perché? Perché alla fine viene chiesto al commissario giudiziale, agli organi della procedura, di proseguire nel concludere il piano di risanamento e di farsi carico loro stessi della domanda di cassa integrazione straordinaria. Ma anche qui il commissario, tra l'altro, nel momento in cui mentre nel fallimento abbiamo chiaramente la spoliazione di quello che è il datore di lavoro, che perde ovviamente qualsiasi tipo di diritto, all'interno invece del concordato preventivo il datore di lavoro resta tuttora, resta comunque in capo il datore di lavoro dell'azienda e sue sono le responsabilità. Il commissario, secondo la norma concorsuale, deve ovviamente fare una fotografia di quello che è il debito e capire poi come ripartire tutti quanti e dare i soldi ai vari creditori secondo poi quelli che sono i piani concordatari. È ovvio che anche in questo caso un commissario che si prende la responsabilità di chiedere un ammortizzatore sociale di questo tipo, chiaramente ci potrebbe pensare più di qualche volta. Ovviamente a seguito di questo, potremmo dire, ingessamento di quella che è la normativa preesistente, si è dovuto cercare un metodo, un abito sartoriale su misura, chiamiamolo così, ok, per riuscire a garantire soprattutto ai lavoratori che derivavano all'interno di aziende in difficoltà la possibilità di avere un ammortizzatore sociale. E all'interno di questo grande calderone sicuramente ci rientra dentro quello che è il decreto Genova. Il decreto Genova, appunto, che è il decreto legge 109 del 2018, entra a piedi, a gamba tesa effettivamente, su quella che è la normativa della CIGS, perché mentre prima veniva previsto che non vi era la possibilità di riconoscere questo ammortizzatore sociale, il decreto Genova per alcuni anni, non ancora come riforma di tipo stabile, dà la possibilità di poter, nel momento in cui sussistano almeno uno dei tre requisiti che vengono richiamati, la possibilità di dare la cassa integrazione anche ad aziende che
potrebbero anche essere in cessata attività. In questo caso, quali sono queste tre causali, chiamiamolo così? Ci siano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento dell'occupazione, qui avremo comunque una continuazione, quindi nulla questio, la reindustrializzazione del sito produttivo e la terza che attualmente, almeno per quello che mi è capitato di vedere nella mia piccola esperienza, quella che tutti cercano più di utilizzare, cioè quindi attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro attuati dalla regione interessata. In questo caso vuol dire che la regione stessa pone in essere dei fondi per fare dei corsi di riqualificazione per i lavoratori, perché questi vengano formati nuovamente, perché non si perdano appunto nel corso lavorativo e quindi poi escano da quello che è il ciclo produttivo. Nel caso in cui ci sia una di queste causali, può essere richiesta la cassa integrazione straordinaria. Tra l'altro questa norma, che inizialmente era valevole per l'anno 2019 e l'anno 2020, è stata rinnovata con la scorsa legge di bilancio e diciamo che anche per quelli che sono i rumors o comunque per quello che si è sentito dire dal prossimo disegno di legge che dovrebbe essere di prossima emanazione della legge di bilancio, dovrebbe sicuramente essere prorogata anche per il 2022. Ovviamente questo in attesa di una normativa un po' più, diciamo, che riesca a coprire anche questi determinati tipi di aspetti, che sennò per aziende di grandi dimensioni chiaramente potrebbero avere delle problematiche particolari. Il decreto legislativo 148/2015. Allora, nel suo insieme, questo decreto legislativo possiamo dire che è diviso in tre parti fondamentali, quindi la parte che è le disposizioni generali, la parte delle integrazioni salariali ordinarie e quelle appunto di cui abbiamo parlato, anche straordinarie, che vanno appunto suddivise per questi articoli. Soltanto nella parte seconda si parla appunto dei i fondi di solidarietà, quelli che, di cui parlavamo prima, quindi il FIS, e poi appunto dei contratti di solidarietà espansivi e la parte delle disposizioni finali. Cosa cambia nella cassa integrazione ordinaria? Sarò velocissimo perché vedo che il tempo è tiranno. Intanto ci sono nuove figure che vi rientrano, per esempio gli apprendisti. Anche in questo caso, prima nella vecchia normativa, gli apprendisti rientravano in quella che era la cassa in deroga, mentre adesso, non essendoci più la parte della cassa in deroga, rientrano a pieno titolo come lavoratori subordinati dipendenti. Requisito soggettivo delle 90 giornate di anzianità. Anche qui c'è stato un chiarimento poi del 2018 del Ministero del Lavoro, che quando si parla di lavoro effettivo si fa riferimento poi anche in realtà ai giorni di ferie o eventualmente di malattia o quant'altro. Quindi dentro queste 90 giornate ci rientrano tutti. L'utilizzo del parametro dell'unità produttiva a diversi fini, tra l'altro l'avvocato Rossi prima appunto l'ha citato, la questione dell'unità produttiva e dei rami d'azienda. Nuovi limiti di durata, anche qui vedremo che sarà il tutto collocato, l'ammortizzatore sociale, su dei periodi, chiamiamoli così, flessibili e mobili, quindi dovrò andare a vedere quanta cassa ho usato in questo periodo mobile, la revisione delle causali, nuovi criteri di concessione e il passaggio di competenza dalle commissioni provinciali alle direzioni del sede dell'INPS. Soggetti beneficiari, tutti quanti lavoratori subordinati dipendenti. L'apprendistato, come abbiamo detto, vi rientra dentro, dei tre tipi di apprendistato, solo quello professionalizzante. Sono esclusi chiaramente tutti gli altri lavoratori dirigenti, lavoratori a domicilio, eccetera, eccetera. La misura della cassa integrazione, l'80% della retribuzione globale di fatto, anche se in realtà io devo andare poi ogni volta a vedere quant'è il minimale e il massimale che la normativa prevede di anno in anno per chiaramente non sforare. Quindi io, se sono un lavoratore subordinato e ho chiaramente prendo 5.000 euro al mese lordi, ok, lo Stato non mi potrà chiaramente garantire l'80%, ma questo in caso dovrà essere riparametrato secondo quelli che sono i massimali e i minimali della cassa decisi ogni anno.
Ecco qui che torna anche quello di cui parlavamo all'inizio, il contributo a carico dipendente, quindi il 584 che viene versato a titolo di contribuzione figurativa, quello appunto che dicevamo all'inizio. Nel caso di cassa integrazione guadagni ordinaria, sappiamo che il lavoratore, pur non lavorando ma godendo dell'ammortizzatore sociale, continua comunque a maturare quell'anzianità ai fini del diritto poi eventualmente da acquisire, che potrebbe essere chiaramente per esempio la pensione. Durata della cassa integrazione guadagno ordinaria. Nel caso di sommatoria di CIGO-CIX abbiamo 24 mesi. Quello che bisogna andare a vedere appunto però come vengono computati questi 24 mesi. Il parametro da andare a vedere è quello del quinquennio mobile, quindi io devo andare a vedere poi nei 5 anni quanta cassa ho effettivamente, di quanta cassa effettivamente ho goduto. Posto che comunque può essere richiesta per un massimo di 13 prorogabili fino a 52 nel biennio mobile, qua si parla di settimane. Ricordiamoci che quando parliamo di cassa integrazione, l'INPS ragiona a settimane, quindi vuol dire che per me un giorno della settimana di cassa integrazione non conta come un giorno, ma conta come una settimana. Quindi chiaramente anche le aziende devono fare tutti i loro conti e conteggi in modo che queste settimane non vengano effettivamente perse. E di questo ormai le aziende sono diventate un po' maestre, perché chiaramente anche all'interno di questo periodo emergenziale hanno dovuto fare tutti i vari conteggi di quando dovevano partire chiaramente tutti questi ammortizzatori e quante settimane chiaramente poi rimanevano di residuo. Quali sono le aziende destinatarie? Qui ci sono due slide intere che vi potete leggere tranquillamente. L'importante, potremmo riassumerle per non rubare troppo tempo, tutte le imprese industriali, artigiane solo dell'edilizia o dell'escavazione, ma di per sé aziende industriali. Perché aziende industriali? Perché le altre aziende che non sono coperte dalla cassa integrazione guadagni ordinaria, tipo quelle commerciali o del terziario, hanno chiaramente quelli che si chiama il fondo di integrazione salariale, o anche denominato con l'acronimo FIS. Causali. Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all'impresa o dipendenti, incluse le intemperie stagionali. Una delle più famose è la CIGO maltempo, quindi nell'edilizia, nel momento in cui piove e continua a piovere, io non posso fare il tetto, posso richiedere chiaramente la cassa integrazione per maltempo. Altra causale, le situazioni temporanee di mercato. Ovviamente devono essere situazioni chiaramente comprovate di contrazione e che chiaramente poi devono essere poi giustificate nel momento in cui si fa la domanda. Tutte queste cause devono essere chiaramente transitorie, quindi al momento poi vi deve essere una ripresa dell'attività e chiaramente non vi deve essere nessun tipo di imputabilità né all'impresa né ai lavoratori, quindi insomma deve esserci comunque una condizione proprio di contrazione che chiaramente sia giustificabile dalle varie relazioni tecniche che poi ogni azienda nel momento in cui fa la richiesta deve documentare. Per esempio la mancanza di lavoro o di commesse da che cos'è che può essere documentata? Per esempio dall'andamento degli ordini, dai documentazioni di bilancio, su fatturato, eccetera, eccetera. Procedure di avvio. Ecco, la procedura prevede una fase di esame congiunto. Su questo non so se effettivamente potremmo già fare una piccola interruzione e parlare appunto dell'aspetto sindacale anche delle procedure d'avvio, perché la parte delle casse integrazioni prevede chiaramente che il datore di lavoro richiami l'attenzione anche delle parti sociali e quindi dei sindacati, e che quindi chiaramente viene sempre richiesta una procedura. Non so se l'avvocato Rossi vuole fare un... o posso proseguire e poi rientri alla fine? Possiamo anche fare una interruzione e parlare delle procedure di consultazione. Possiamo parlare dell'articolo 47, delle procedure di consultazione
Poi per i trasferimenti d'azienda nelle procedure concorsuali, con riferimento anche a quanto previsto dal decreto, e poi magari riprendere qui se vuoi, Riccardo. Perfetto, va benissimo. Passo la palla. Allora, se chiudi le tue slide, che così... Aspetta che condivido io. Ecco, a posto. Ecco, allora, nel momento in cui si intenda trasferire, quando diciamo trasferire intendiamo anche affittare o comunque trasferire la gestione a qualsiasi titolo dell'azienda, è necessario prestare attenzione ad una norma, ad alcune norme che sono contenute nell'articolo 47 della legge 428 del 90, che disciplinano le consultazioni sindacali in caso di trasferimenti di azienda. Ecco, allora il primo comma di questa disposizione, che è di generale applicazione nei limiti della disposizione stessa, come vedremo subito, prevede che quando si intende effettuare un trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 1112, dove siano occupati più di 15 dipendenti, quindi il dato da cui partire è che nell'azienda da trasferire siano occupati più di 15 dipendenti. Se l'azienda che la acquisisce ne ha 5.000, non importa, ciò che conta è che l'azienda da trasferire occupi almeno 15 dipendenti. L'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto almeno 25 giorni prima alle rappresentanze sindacali o alle rispettive organizzazioni categoria. La comunicazione deve riguardare i motivi del programmato trasferimento, ma qui non è che occorre chissà scrivere chissà che cosa, può essere semplicemente l'accordo fra le parti, le sue conseguenze giuridiche ed economiche e sociali per i lavoratori, le eventuali misure previste nei confronti di quest'ultimi. E qui si tratterà di capire e di spiegare che cosa accade ai rapporti di lavoro in essere in ragione del trasferimento di azienda. Qui bisognerà dire, per esempio, se in esito al trasferimento d'azienda siano previste delle riduzioni di personale. Bisognerà dire se sia previsto un mutamento del contratto collettivo applicato con dei riflessi sul trattamento retributivo normativo dei lavoratori. Bisognerà spiegare, insomma, come stanno le cose. Ricevuta questa comunicazione, i destinatari possono richiedere entro 7 giorni che si tenga un incontro, un esame congiunto e che deve essere avviato nei 7 giorni successivi dal ricevimento della richiesta. La norma prevede altresì che la consultazione si intende esaurita decorsi 10 giorni dal suo inizio se non sia stato raggiunto un accordo. Ecco, questi accordi, ecco, completo l'esame della disposizione per poi fare alcune considerazioni, dice che il mancato rispetto da parte dell'acquirente o dell'alienante, ecco, l'onere incombe ad entrambi, spesso queste comunicazioni vengono fatte congiuntamente, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge numero 300 del 70, cioè dello Statuto dei lavoratori. Ecco, quello che è importante però sottolineare è che nella malaugurata ipotesi questa procedura venisse omessa, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che questo non dia luogo a un'inefficacia del trasferimento stesso, ma semplicemente appunto a una condanna per condotta antisindacale con pubblicazioni, sanzioni, eccetera, ma che rimangono proprie di quell'ambito. Ecco, questa disposizione, come accennava poi il dottor Bettin, ci dà modo di svolgere alcune considerazioni sugli obblighi di consultazione sindacale. Ecco, nel nostro ordinamento non esiste un obbligo generale di consultazione sindacale, ma quell'obbligo di consultazione sindacale è previsto soltanto nella misura in cui sia disciplinato dalla contrattazione collettiva. La stessa legge numero 25 del 2007, che riguarda proprio le consultazioni sindacali, rinvia per individuare le ipotesi e le modalità con cui queste consultazioni devono avvenire appunto ai
contratti collettivi. Quindi la prima cosa da tenere presente è che quando noi ci interroghiamo, ma è necessario che informiamo i sindacati, è necessario che avviamo una consultazione sindacale, la risposta è dobbiamo vedere le norme ove lo prevedono e in particolare dobbiamo comunque vedere le disposizioni del contratto collettivo. La seconda considerazione di carattere generale è, che trae spunto da questa disposizione è che in genere, salvo specifiche ipotesi previste dalla legge, su cui poi torneremo perché una di queste ipotesi è proprio il trasferimento d'azienda nell'ambito delle procedure concorsuali, è che queste norme, sia di legge che contenute nei contratti collettivi, prevedono sempre una mera consultazione, mai un obbligo di accordo. Cioè il datore di lavoro deve avviare la consultazione, prospetta la sua ipotesi riorganizzativa, di trasferimento, di mutamento dell'orario, di trasferimenti collettivi, di quello che deve prospettare, informa, dialoga con le organizzazioni sindacali, si confronta aspramente o meno, ma non c'è mai nessun obbligo di raggiungere un accordo al quale sia subordinata la decisione imprenditoriale, che verrà presa a prescindere. Poi naturalmente ognuno eserciterà i suoi diritti, i lavoratori, le organizzazioni sindacali, gli scioperi, l'accordo, salvo, ripeto, specifiche ipotesi previste dalla legge, non è obbligatorio, non è un requisito essenziale per poter procedere. Una delle disposizioni che contiene specificamente un obbligo di consultazione sindacale è proprio quella contenuta nell'articolo 4,8 del decreto legge 118 del 2021. E questa norma, siccome ci riguarda direttamente, la analizziamo con un po' di cura. Dice che ove non siano previste dalla legge o dai contratti collettivi, quindi qui il riferimento appunto alle disposizioni di legge o dei contratti collettivi di cui l'articolo 2, lettera G del decreto legislativo 6 febbraio 2007, del numero 25, che è la legge generale che disciplina le consultazioni sindacali e che, come dicevo poc'anzi, rinvia per individuare ipotesi e modalità appunto ai contratti collettivi, ove appunto non siano altrove previste diversi obblighi di informazione e consultazione, se nel concorso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. Il datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti, prima dell'adozione delle misure, ha l'obbligo di avviare, con una comunicazione scritta, una consultazione sindacale trasmessa a chi? Alle stesse organizzazioni, agli stessi rappresentanti dei lavoratori, quindi le RSA o le RSU e le rispettive organizzazioni di riferimento indicate nell'articolo 47,1 della legge 428 del 90 che abbiamo appena esaminato, cioè quegli stessi soggetti destinatari delle comunicazioni nel momento in cui si decide di effettuare un trasferimento di azienda. Completiamo la lettura e poi introduciamo qualche riflessione. I destinatari della comunicazione entro 3 giorni possono richiedere un incontro. La consultazione deve avere inizio nei 5 giorni successivi e, salvo che non ci sia un diverso accordo fra i partecipanti, si ritiene conclusa entro i 10 giorni dal suo avvio. Anche qui, proprio perché la consultazione sindacale, nella stessa misura in cui questo avviene appunto in caso di trasferimento d'azienda, non diventi con il suo protrarsi un modo per procrastinare sine die le decisioni che devono essere assunte e quindi un modo per introdurre surrettiziamente la necessità dell'accordo che non è prevista dalla disposizione. Decorsi 10 giorni durante i quali ci consultiamo, ci vediamo, ci confrontiamo, comunque è possibile procedere. Vediamo un po' meglio quando sia previsto, quando sia necessario l'avvio di questo confronto. Anzitutto si deve trattare di imprese che occupano più di 15 dipendenti. Quindi più di 15 dipendenti, qui direi che i dipendenti vanno computati tutti, e a prescindere dalla tipologia di rapporto che sia in essere, e però io rimango di questa opinione, i part-time vanno computati pro quota, perché
l'articolo 6 del decreto legislativo 61 del 2000 dice ogni qualvolta per disposizione di legge o di contratto collettivo venga in rilievo un rapporto a tempo parziale, questo va computato per pro quota. Quindi, valutato che abbiamo 15, se abbiamo meno 15 dipendenti, si tratta di determinare quando sia necessario procedere a questa informazione. Dice rilevanti determinazioni che incidono su una pluralità di rapporti di lavoro. Quindi deve trattarsi di determinazioni che riguardano più dipendenti, non determinazioni individuali, ma una pluralità di dipendenti. Devono essere rilevanti, devono incidere in modo sostanziale sulla disciplina del rapporto di lavoro, anche se la norma poi dice anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro e le modalità delle prestazioni. Ecco, questo se da un lato vi è l'aggettivo rilevante, dall'altro anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro e le modalità di svolgimento delle mansioni, fa ritenere che insomma ogni qualvolta si tratti di modificare le condizioni di lavoro di una pluralità di soggetti, la consultazione deve essere avviata. La norma non prevede sanzioni, ma vi è da ritenere, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza con altre ipotesi, che da un lato l'omesso avvio della consultazione integri una condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, perché certamente lede un diritto che è garantito dalla legge alle organizzazioni sindacali e appunto ai rappresentanti dei lavoratori. Dall'altro, io credo che l'omessa consultazione non infici comunque la validità dei provvedimenti che vengano assunti pur in assenza della consultazione medesima. Io proseguirei un attimo per parlare delle consultazioni sindacali per quello che riguarda le aziende sottoposte a procedure concorsuali e poi invece ridarei la parola al dottor Bettin per concludere poi i suoi ragionamenti, se sei d'accordo Riccardo. Allora, detto questo, dicevo, ci occupiamo brevemente, perché i discorsi sarebbero piuttosto lunghi e articolati, ma cerchiamo di essere sintetici con riferimento al trasferimento di azienda che avvenga da parte di imprese sottoposte a procedure concorsuali. Ecco, così faccio riferimento anche alla domanda che era stata posta. Allora, qui vi è un punto di partenza da cui muovere e sul quale spesso si equivoca. Il primo punto di partenza su cui poi ha fatto un po' chiarezza la riforma contenuta nel decreto legislativo 14 del 2019, il codice della crisi d'impresa, che non è ancora entrato in vigore e che speriamo entri in vigore. Dicevo, vi è un punto di partenza da cui muovere e che è questo, e cioè che il fatto che il trasferimento di azienda venga posto in essere da un'impresa sottoposta a procedura concorsuale non esclude in alcun modo l'applicazione del 2112 di cui prima abbiamo detto, cioè non esclude in alcun modo il diritto del prestatore di lavoro a proseguire la sua attività lavorativa in capo al soggetto che acquista, né esclude la solidarietà da parte del soggetto che acquista prevista dall'articolo 2112. Non è che perché uno acquista dal fallimento e tutto bene e siamo a posto, assumo chi voglio, anzi non assumo nessuno, non ho nessuna responsabilità, pazzi saluti e arrivederci. Il 2112 si applica ed è questo uno dei portati della disciplina comunitaria che è intervenuta, a cui prima ho fatto riferimento su questa materia e che proprio spesso è intervenuta proprio con riferimento ai trasferimenti di azienda operati da aziende sottoposte a procedure concorsuali, perché sono proprio questi i trasferimenti nei quali, come dire, si tende a non tenere nella considerazione che la legge vuole i diritti dei lavoratori proprio in questa fattispecie di trasferimento di azienda. E quindi ecco il punto, la nozione, l'idea da cui dobbiamo muovere è questo: il 2112 si applica anche ai trasferimenti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali. Prima considerazione. Seconda considerazione,
e questo poi viene esplicitato tra l'altro proprio nel decreto legislativo 14 del 2019, il fallimento non costituisce di per sé ragione per risoluzione del rapporto di lavoro. Cioè il fatto che l'azienda venga dichiarata fallita non ha alcuna conseguenza sui rapporti di lavoro se non la sospensione che viene disposta dal curatore ai sensi dell'articolo 72 in attesa di determinarsi sulle sorti dell'azienda stessa, ma non comporta l'interruzione del rapporto di per sé. Quindi, come dire, il fatto che l'imprenditore sia soggetto a procedura concorsuale e poi nell'ambito di questa procedura decida di cedere l'azienda, di affittarla, di allocarla, di darla in comodato, non rileva ai fini della piena applicabilità del 2112. Affinché ci sia l'applicabilità parziale del 2112, è necessario, e qui è una delle pochissime ipotesi in cui la legge subordina la deroga di una norma non alla mera consultazione sindacale, ma alla presenza di un accordo, è necessario un accordo sindacale, che deve avere, in tutte le ipotesi che adesso molto rapidamente esaminiamo, una caratteristica comune, cioè deve essere realizzato a salvaguardia almeno parziale dell'occupazione. Cioè, abbiamo una procedura concorsuale, poi vedremo di che tipo. Abbiamo un trasferimento di azienda. Affinché il 2112, nella parte in cui dispone che tutti i rapporti proseguono in capo all'acquirente, acquirente abbiamo capito, può essere anche l'affittuario, nella parte in cui dispone che vi sia solidarietà, nella parte in cui vi dispone che vi sia il mantenimento dei diritti individuali, ebbene, questo 2112 è derogabile, adesso vedremo in che misura, a condizione che vi sia un accordo sindacale che salvaguardi almeno in parte l'occupazione. Questo è il dato comune. Dopodiché si tratta di capire se e in che misura quell'accordo sindacale può derogare al 2112. E qui, in estrema sintesi, la conclusione è diversa a seconda che si tratti di procedura con finalità liquidatoria o si tratti invece di procedura con finalità non liquidatoria. Le due ipotesi sono disciplinate dal comma 4 bis e 5 dell'articolo 47 della legge 428 del 90. L'articolo 4 bis, che riguarda le procedure non liquidatorie, dice che nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo per il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ecco il requisito minimale di cui dicevo, l'articolo 2112 trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, qualora il trasferimento riguardi aziende per cui sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, il riferimento qui alla vecchia 675 che disciplinava la dichiarazione dello stato di crisi, per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria ma vi sia continuazione dell'attività, per la quale vi sia stata procedura di concordato preventivo, che quindi nel quale quindi l'attività prosegue, per le quali sia stata l'omologazione dell'accordo per ristrutturazione dei debiti. In tutte queste ipotesi di procedure concorsuali non liquidatorie, o almeno non liquidatorie nel momento in cui avviene il trasferimento, perché poi l'amministrazione straordinaria potrebbe trasformarsi in procedura liquidatoria come pure il concordato preventivo, ovviamente, in queste procedure non liquidatorie la norma dice il 2112 trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo che viene stipulato fra le parti ai sensi dell'articolo 47, cioè in quella convocazione fra le parti del sindacato di cui prima abbiamo detto. Ma vi è da chiedersi, ma la deroga 2112 qui può riguardare anche la prosecuzione del rapporto? La giurisprudenza dice no, perché questa disposizione va interpretata alla luce della direttiva comunitaria che consente agli Stati di derogare al principio di prosecuzione del rapporto in capo all'acquirente solo in caso di procedure concorsuali liquidatorie. Quindi questo articolo 4 bis che dice l'articolo 2112 trova applicazione nei termini e con le indicazioni contenute nell'accordo sindacale va inteso che questi termini e queste indicazioni possono concernere la disciplina del rapporto di lavoro, la solidarietà, possono riguardare appunto la concreta disciplina del rapporto, ma non possono mai riguardare la prosecuzione del rapporto che in queste situazioni deve comunque avvenire. E quindi l'accordo sindacale non può decidere che alcuni passano ed altri non passano. Non lo può fare l'accordo sindacale. E allora qualcuno si chiede, sì, vabbè, ho capito, e allora come facciamo? Io
ho un concordato, ho qualcuno che compra l'azienda, è disposto ad assumere metà dei dipendenti, non posso fare l'accordo sindacale perché se faccio l'accordo sindacale tanto non serve a niente, hanno diritto di passare tutti, allora come faccio? E allora l'unico modo è ottenere un consenso individuale dei lavoratori con il quale, in sede protetta, loro rinunciano alla prosecuzione del rapporto in capo all'acquirente. Questo è l'unico modo, perché l'accordo sindacale di per sé non può escludere il diritto alla prosecuzione del rapporto. Diversa la situazione disciplinata invece dal comma 5. Anche qui, qualora il trasferimento riguardi aziende nei confronti dei quali vi è stata dichiarazione di fallimento, omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero sottoposizione all'amministrazione straordinaria nel caso in cui l'attività sia cessata, allora, nel caso in cui sia raggiunto un accordo che anche qui ha la caratteristica di mantenere quantomeno in parte l'occupazione, qui, in queste fattispecie di procedure concorsuali liquidatorie, la deroga al 2112 può essere piena, e cioè può essere escluso anche, può essere esclusa anche la prosecuzione del rapporto in capo a chi acquista l'azienda. Naturalmente, anche qui vi deve essere la salvaguardia almeno parziale dell'occupazione, quindi qualcuno deve essere assunto, cioè la salvaguardia vi deve essere. E quando, siccome la salvaguardia, una parziale salvaguardia vi deve essere, poi c'è il problema, ma chi sono quelli che passano di là e quelli che restano di qua, il cui rapporto evidentemente, vertendosi in ipotesi di cessazione dell'attività dell'impresa, verrà risolto? Qui è il problema che si pone, e che è un problema di difficile soluzione, perché la scelta non può essere rimessa a mera discrezionalità dell'acquirente, deve avvenire secondo criteri di correttezza e buona fede che tengano conto degli indici in questo profilo elaborati dalla giurisprudenza, l'anzianità di servizio, i carichi di famiglia, la professionalità, oppure altri criteri individuati dall'accordo sindacale che prevede appunto il mantenimento quantomeno parziale dell'occupazione. Ecco, io mi fermo qui, riceverei la parola al dottor Bettin, e perché affinché concluda il suo intervento. Direi che, visto la disamina che hai fatto, Francesco, risulta adesso, secondo me, fondamentale parlare un attimo anche di come l'INPS ha recepito questa norma, l'articolo 47, perché la riformulazione con il codice della crisi d'impresa dell'articolo 47 ha mosso qualcosa anche nei meccanismi dell'istituto previdenziale, soprattutto per quanto riguarda la parte del fondo di garanzia, che potremmo dire come ammortizzatore alla cessazione del rapporto di lavoro. Io penso che molti di voi conoscano il fondo di garanzia, perché se magari vi è capitato di fare un decreto ingiuntivo, nel momento in cui avuta la provvisoria esecutività avete fatto il pignoramento, andato a vuoto, il datore di lavoro non salda, eccetera eccetera, fortunatamente c'è un fondo in seno all'INPS che garantisce al lavoratore dipendente la totalità del trattamento di fine rapporto e anche le tre ultime mensilità. Questo è un fondo chiaramente agisce indipendentemente poi dalla liquidazione stessa, quindi anche se a fondo perduto, possiamo dire, quindi indipendentemente dal fatto che poi troverà soddisfazione o meno, perché poi l'INPS nel momento in cui pagherà si surrogherà nel caso al lavoratore verso il datore di lavoro per avere questa quota, e comunque anche nel caso di fallimento, se no nel caso anche della procedura. Perché? Perché oltre a garantire il fondo di garanzia al lavoratore dipendente che cessa e che chiede il suo TFR, garantisce anche il lavoratore che viene travolto da una procedura concorsuale, che sia essa il fallimento, quella che adesso è brutto chiamarlo fallimento, iniziamo già a prendere mano a chiamarla come liquidazione giudiziale, sia anche effettivamente nel momento in cui capiterà un concordato che però deve essere chiaramente omologato. In queste fattispecie, a seguito di un'ammissione al passivo, vi è la possibilità di accedere a questo fondo di garanzia che tutela appunto, come vi ho detto, il 100% del trattamento di fine rapporto, indipendentemente tra l'altro da dove questo viene
maturato, perché noi chiaramente conosciamo quello classico ai sensi del 2120 del codice civile, quindi quello che comunque matura in capo all'azienda, ma di per sé abbiamo visto che ci sono anche diversi orientamenti che poi con le nuove normative hanno fatto nascere quella che è la parte della previdenza complementare, o per esempio le aziende di grandi dimensioni che sono chiaramente tenute, che non possono tenerlo in azienda, ma che chiaramente le aziende sopra i 50 dipendenti devono chiaramente versarlo al cosiddetto fondo di tesoreria, un altro fondo sempre in seno all'INPS. Ecco, ma qual è la particolarità rispetto al trasferimento d'azienda di cui ha parlato l'avvocato Rossi fino a poc'anzi e il fondo di garanzia? Una delle grossissime novità è quella che effettivamente il fondo di garanzia agisce attraverso la nuova normativa, quindi l'entrata, quella che diventerà nuova normativa perché deve ancora entrare in vigore il codice della crisi d'impresa, ma così come ha riscritto l'articolo 47, in quanto dà la possibilità al lavoratore di potersi soddisfare per la parte del trattamento di fine rapporto anche in assenza di cessazione del rapporto di lavoro. Con un messaggio del 14 giugno del 2019, l'INPS segue poi quello che è un principio fondamentale dato appunto da questa spaccatura che avviene attraverso il trasferimento d'azienda, concedendo nel caso di fallimento o di liquidazione giudiziale, nel momento in cui questa vi è un trasferimento d'azienda, la possibilità di riconoscere il trattamento di fine rapporto. Quindi anche se il rapporto di lavoro passa in capo a un nuovo datore di lavoro senza soluzione di continuità, si viene a dire, ok? Quindi c'è una prosecuzione, non c'è la cessazione, che era di per sé l'elemento fondante per poi veder liquidato il trattamento di fine rapporto. Con questa nuova circolare, l'istituto prende appunto spunto da questo nuovo articolo 47, andando a interpretarlo che anche se non vi è una vera e propria cessazione, libero comunque il cedente di questo trattamento di fine rapporto che è in pancia al fallimento e posso effettivamente liquidarlo al lavoratore. Ovviamente questa è stata una manna dal cielo per l'INPS, nel senso che si sono trovati ovviamente di fronte a molte cause dove, seppur vi fosse una ammissione al passivo, per esempio, della procedura concorsuale del lavoratore nella procedura concorsuale, non erogava mai il trattamento di fine rapporto perché diceva che il rapporto di lavoro non era cessato, mancava chiaramente l'elemento fondante. Questo chiaramente con tutte quelle che sono le problematiche di riflesso rispetto a questo trattamento di fine rapporto, nel senso che la procedura purtroppo doveva poi rimanere aperta in attesa che poi il rapporto finisse, che effettivamente potesse il lavoratore trovare soddisfazione. Questa problematica è stata quindi bypassata da questa possibilità di accedere al fondo di garanzia anche in questa maniera. Ovviamente bisogna fare molta attenzione perché la circolare poi diventa anche molto molto stringente. Si tratta chiaramente di procedure che possiamo chiamare endofallimentari, quindi ovviamente quando questo trasferimento avviene nel momento in cui il curatore trasferisce mediante affitto o vendita l'azienda, non chiaramente se questo affitto è avvenuto anzitempo. Perché? Perché il cosiddetto affitto esofallimentare, quindi è venuto al di fuori della procedura, prima che si conclamasse la procedura, non è di per sé un motivo di scioglimento del contratto, perché ovviamente la normativa fallimentare è una norma speciale e in questo caso l'articolo 79 della legge fallimentare dà la possibilità al curatore di decidere se proseguire all'interno di questo contratto oppure scioglierlo, chiaramente. E quindi questo fa sì che non possa essere richiesto l'intervento del fondo di garanzia. Quindi capite che effettivamente come il fondo di garanzia è un paracadute molto molto importante per il lavoratore, perché indipendentemente dagli accordi che si troveranno, dal 411, dal trasferimento, da quale sarà la sorte effettivamente del lavoratore,
in un modo o nell'altro il trattamento di fine rapporto rimane comunque sempre garantito. Su questo, visto che ruberei altri 5 minuti all'avvocato Rossi per parlare a questo punto dell'ultimo tema che manca nella mia disamina, ovvero il paracadute o l'ammortizzatore sociale collegato alla NASPI e quindi a questa nuova assicurazione sociale per l'impiego, che insieme appunto al fondo di garanzia garantiscono il rapporto di lavoro chiaramente dopo la cessazione dello stesso. In questo caso la NASPI invece interviene nel momento in cui il rapporto di lavoro è cessato involontariamente, dice la norma. Quindi nei casi di licenziamento, nel caso di dimissioni per giusta causa, nel caso anche di risoluzioni consensuali, purché siano avvenute in una delle sedi protette, quindi in questo caso anche, come parlava l'avvocato Rossi a inizio della sua disamina, per esempio presso le direzioni territoriali del lavoro, l'ITL, c'è la possibilità di avere questo, chiamiamolo così, assegno, questa disoccupazione, quella che è la vecchia disoccupazione. Anche qui il legislatore ha lavorato in maniera stringente, chiaramente facendo sempre i conti con quelle che erano le casse dello Stato. Quindi mentre se prima si parlava nella prima decade degli anni 2000 di possibilità della cosiddetta mobilità che poteva anche durare per anni e anni, perché per esempio alcuni lavoratori, per esempio pur di agganciare la pensione, potevano prevedere se avevano più di 55 anni d'età fino anche a 5 anni di mobilità, cosiddetta mobile, di indennità di mobilità ai fini dell'agganciare la pensione. Adesso chiaramente il legislatore ha dovuto fare una scelta di razionalizzazione, una razionalizzazione che chiaramente non può più tenere conto della possibilità di assolvere e di pagare chiaramente tutti quanti i lavoratori. Ecco che qui entra in funzione quella che è la NASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego. Questa aspetta tutti i rapporti di lavoro dipendente, purché la perdita del rapporto di lavoro sia avvenuta involontariamente. Quindi vuol dire che nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore, la NASPI non potrà essere corrisposta. In tutti gli altri casi, quindi nel caso di licenziamento, nel caso di dimissioni per giusta causa o per esempio in quelle di risoluzione consensuale in sede protetta, viene riconosciuta questo ammortizzatore sociale. Tra le altre viene riconosciuto anche nel caso di licenziamento per giusta causa, che è effettivamente, se ci pensate, anche un po' una storpiatura, quindi penso al 2119, penso a una causa talmente forte da impedire anche temporaneamente il proseguo del rapporto di lavoro, e in questo caso quindi vuol dire per esempio ho rubato in azienda, ok, in questo caso comunque spetta questa NASPI, questa disoccupazione. Questo è un paracadute che viene dato al lavoratore. Per quanto viene dato? La durata massima è di 2 anni, ma il principio del calcolo parte da quanti contributi sono stati versati dal lavoratore dipendente. Quindi vuol dire che se il rapporto di lavoro è durato per esempio 4 anni e poi cessa il rapporto di lavoro dipendente, io andrò a prendermi il 50% di questi 4 anni, e quindi la durata della mia NASPI sarà al massimo di 2 anni. Ho lavorato 10 anni prima, non importa, guarderò sempre gli ultimi 4 e prenderò il 50%. Ho lavorato 6 mesi, guarderò 6 mesi, 50%, avrò 3 mesi di NASPI. Tra le altre, su questo principio della NASPI si sono fondate anche una serie di ulteriori possibilità per il lavoratore subordinato dipendente. Una su tutte, e avrete sentito, immagino, parlare i famosi workers buyout, cioè quelli che escono da magari procedure di crisi o quant'altro e quindi dicono va bene, non voglio più fare il lavoratore dipendente,
provo a inserirmi come imprenditore. Una delle possibilità che viene data appunto dallo Stato è quello di dire, va bene, visto che tu hai tutto questo tesoretto accumulato negli anni di lavoro e che ti spetta questa disoccupazione, puoi sceglierla. Vuoi averla mensilmente e continui a rimanere in disoccupazione? Bene, questa è una scelta. Vuoi averla tutta in un'unica soluzione e decidere di avviare un'attività di lavoro autonomo ai sensi del 2222 del codice civile? Bene, allora anche in questo caso ti posso dare tutta l'intera somma e questa potrà essere utilizzata chiaramente per poter avviare una nuova attività. Attività che tra l'altro può essere anche avviata anche come impresa, quindi per esempio più lavoratori. Pensiamo anche alle famose cooperative di lavoro, di lavoratori espulsi dal mondo del lavoro perché magari in crisi o quant'altro, richiedono tutti, per esempio, l'attivazione, il fatto e la possibilità di poter ricevere la NASPI tutta in un'unica soluzione per poterla poi far confluire all'interno del capitale sociale per iniziare una nuova attività. Ecco che quindi il legislatore dà un sistema puramente assistenzialistico che veniva considerato negli anni passati, ha chiaramente calcato la mano per poter dire cerco di dare una somma che quanto minimo possa essere di giovamento anche per il futuro effettivamente poi del lavoratore. Attuando anche un meccanismo un po' perverso, perché di per sé dice, caro lavoratore, nel momento in cui tu non mi dimostri poi di non cercare un nuovo lavoro, di rimanere comunque in disoccupazione o quant'altro, questa NASPI a partire dal quarto mese inizierà mano a mano a ridursi sempre di un numero percentuale, un 3%, che andrà comunque ad erodere chiaramente poi l'importo mensile totale. Questo per far sì chiaramente che il lavoratore che si vede mano a mano questa somma venir meno, gli venga magari l'intuito di dire vabbè, proviamo, cerchiamo di metterci effettivamente nell'ordine delle idee che bisogna provare a cercare un nuovo posto di lavoro. Chiaramente non mi soffermo neanche poi sulla questione delle politiche attive, dei cosiddetti navigator o quant'altro, che purtroppo non è che hanno avuto un grosso successo, però almeno questo, così come è delineato, è come è avvenuto, come è strutturato l'ammortizzatore sociale della NASPI. Tra l'altro, per incentivare sempre il più possibile questo tipo di ammortizzatore sociale, il legislatore cosa ha detto? Caro lavoratore, nel momento in cui tu decidi anche di metterti in proprio, di avviare un'attività, di sobbarcarti quello che è il rischio di impresa, io ti do tutta la somma e tra l'altro non ti tolgo neanche l'imposta, la cosiddetta IRPEF, l'imposta che sarebbe comunque dovuta secondo le retribuzioni. Quindi dando anche un quid in più rispetto a quella che sennò sarebbe la NASPI mensile. Ecco che con questa, chiedo anche all'avvocato Rossi, io avrei finito la mia disamina su quelli che sono gli ammortizzatori sociali, quindi non so se... Sì, benissimo. Io proseguirei, se non ci sono particolari domande o sollecitazioni da parte di qualcuno, con l'esame della disciplina relativa ad alcuni istituti che sono, come dire, limitrofi rispetto al trasferimento d'azienda e che comunque ci interessano, e cioè l'appalto e il distacco, e poi se riusciamo a fare un cenno, almeno un cenno, in materia di licenziamenti e di risoluzione del rapporto. Sì, Francesco, va benissimo. Tieni conto solo che alle 18:30 chiudiamo, perché è stata veramente impegnativa e capisco i colleghi che siano stanchi dopo 8 ore di corso. No, prego, assolutamente, prego. Assolutamente chiudiamo. Allora, volevo, sei in condivisione dello schermo, però non mi fa scorrere le slide, non capisco perché, un attimo solo che interrompo e poi la rimettiamo. Ecco qui. Ecco, dicevo, alcuni istituti che in qualche modo, come dire, sono vicini
sono vicini al trasferimento di azienda e in particolare con riguardo all'appalto. Allora, l'appalto è importante distinguerlo dal trasferimento d'azienda perché ha, come dire, alcuni aspetti che potrebbero configurare delle fattispecie rispetto alle quali la configurabilità è incerta. Allora, in questo senso l'articolo 29, comma terzo del decreto legislativo 276 prevede che disciplina l'ipotesi che sia in caso di acquisizione del personale già impiegato in un appalto, cioè è l'ipotesi in cui vi sia subentro di un soggetto ad un altro nella gestione di un servizio, di un'attività affidata in appalto. E in questo senso l'articolo 29, comma terzo, identifica quali siano i presupposti perché in questo caso non si verifichi un trasferimento d'azienda. Ipotesi che, presupposti che, come vedete, prescindono dal trasferimento vero e proprio di un'azienda stessa. Dice la norma che l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola del contratto di appalto, quindi siamo nell'ipotesi in cui appunto vi è un servizio che viene appaltato, l'appalto cessa, subentra un altro soggetto appaltatore perché lo prevede la legge, perché lo prevede la contrattazione collettiva, perché vi è una clausola del contratto d'appalto. Ove siano presenti elementi, non configura trasferimento dell'azienda, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa. Ecco, allora la norma che cosa dice? Attenzione, quando c'è un subentro in un contratto d'appalto c'è trasferimento di azienda, ma qualora invece chi subentri con una propria organizzazione imprenditoriale che abbia una propria specifica identità, ciò è sufficiente, ma è necessario e sufficiente perché ciò non integri un trasferimento di azienda. Perché è chiaro che, per quello che abbiamo detto, laddove ciò integrasse un trasferimento di azienda, subentrerebbe ex lege un obbligo del nuovo appaltatore non solo di assumere tutti i dipendenti addetti a quell'appalto in cui egli subentra, ma subentrerebbe anche una solidarietà in capo allo stesso imprenditore per tutti i crediti maturati dai dipendenti appunto nella precedente gestione. E questo è una prima distinzione che è importante fare e alla quale bisogna prestare attenzione. Torniamo un secondo all'articolo 29, comma primo, e poi rivediamo ancora la slide precedente. Perché un'altra figura che invece, come dire, si accosta all'appalto e alla quale bisogna stare attenzione è la somministrazione di lavoro. Ora, nel nostro ordinamento la somministrazione di lavoro è lecita soltanto ad alcune condizioni che sono oggi disciplinate dal decreto legislativo 81 del 2015 e prevede fra l'altro che questa somministrazione di lavoro avvenga soltanto da parte di soggetti autorizzati, che sono le cosiddette agenzie per il lavoro, che hanno un'autorizzazione ministeriale e una comprovata solvibilità e organizzazione appunto tale da garantire i diritti dei lavoratori che vengono somministrati. Laddove queste caratteristiche non vi siano, si ha una somministrazione irregolare, ragione per la quale il soggetto prestatore di lavoro che presti la propria attività nell'ambito di una somministrazione irregolare può chiedere la costituzione del rapporto in capo a colui che ha utilizzato la sua prestazione lavorativa. Ecco, allora è importante vedere se
se siamo in presenza di un contratto di appalto o se siamo in presenza di un contratto di somministrazione. Contratto di appalto, e qui la fattispecie, è riferita all'ipotesi in cui generalmente, perché questa è poi la fattispecie a cui fa riferimento la norma, in cui per esempio all'interno di un'impresa l'impresa stessa affidi lo svolgimento di alcune lavorazioni o di alcune attività ad un soggetto terzo con il quale stipula un contratto di appalto. Tipica lo svolgimento delle attività di magazzino, di fattinaggio, di carico e scarico, ma vi sono appalti che si spingono fino ad affidare a un appaltatore anche lo svolgimento di vere e proprie fasi produttive dell'attività. E allora qui si chiede, è un appalto genuino? Cioè effettivamente ci troviamo in presenza di un contratto di appalto o in realtà l'appaltatore mette semplicemente a disposizione del soggetto che utilizza le prestazioni una mera prestazione di manodopera offerta appunto e resa dai soggetti lavoratori che prestano fittizialmente la loro attività alle dipendenze dell'appaltatore. E qui la norma ci introduce dei criteri di distinzione e dice che l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può risultare anche in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio da realizzare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione da parte del medesimo appaltatore del rischio di impresa. Allora la norma che cosa dice? Qui naturalmente facciamo riferimento a quegli contratti di appalto in cui la prestazione di manodopera è assolutamente prevalente, è assolutamente dominante, in cui non vi è l'impiego di mezzi che non sia sostanzialmente la manodopera. E allora, siccome il criterio relativo all'organizzazione dell'impresa è difficile da utilizzare nel momento in cui non vi sia l'utilizzo degli strumenti, la norma dice sì, però ci vuole almeno un requisito minimo. Il requisito minimo è dato dal fatto che almeno l'appaltatore deve dirigere, deve organizzare, deve esercitare il potere direttivo lui e solo lui nei confronti dei soggetti che operano nell'appalto. Ecco, dobbiamo prestare grande attenzione a queste fattispecie, perché sono fattispecie molto frequenti, molto utilizzate dalle imprese, in particolare con l'utilizzo di imprese cooperative, rispetto alle quali l'imprenditore può trovarsi esposto a dei rischi rilevanti, che sono quelli di vedersi costituiti i rapporti di lavoro in capo a sé, perché in realtà questo appaltatore era una testa di legno, era una persona che neppure esercitava il potere direttivo. Quindi anche nel momento in cui l'impresa si trova ad affrontare una crisi, una delle cose da verificare, soprattutto nelle imprese che abbiano dimensioni di qualche rilievo, è appunto l'affidamento, soprattutto all'interno dell'impresa, di alcuni servizi appunto in appalto per verificarne la genuinità. Nel caso poi di appalto di opere o di servizi, bisogna comunque tenere presente che vi è la solidarietà prevista dal comma 2 dell'articolo 29, che prevede che in caso di opere o servizi il committente, imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto. Che cosa significa? Significa che se io imprenditore appalto un'opera o un servizio che viene svolto da altro imprenditore che ha le dipendenze prestatore di lavoro, sono solidalmente responsabile con lui del pagamento delle retribuzioni dei dipendenti. Sono responsabile del pagamento delle retribuzioni e sono altresì responsabile del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi. E qui vengono in rilievo una serie di rischi connessi in particolare all'assenza di solvibilità del soggetto appaltatore, perché accade frequentemente che questi soggetti appaltatori ad un certo punto della loro vita
come dire, si rendano insolventi e omettano il pagamento delle retribuzioni, omettano il pagamento dei contributi, retribuzioni e contributi di cui che saranno poi posti a carico in forza del meccanismo della solidarietà di cui l'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 in capo a colui, all'appaltante, al committente. E allora qui è importante, per esempio, che nell'ambito del contratto di appalto siano introdotte clausole che consentano alla stazione appaltante di controllare, di verificare il pagamento delle retribuzioni e il pagamento e l'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. Adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali che comunque può essere verificato, per esempio, attraverso la richiesta del DURC, il documento unico di regolarità contributiva. Ma vi sono ulteriori rischi connessi a questa tipologia di appalto, perché, come dicevamo prima, e torniamo un po' agli inizi del nostro ragionamento, lo diceva anche il dottor Bettin, noi abbiamo assistito in questi ultimi anni a una proliferazione di contratti collettivi. Ora, succede con una qualche frequenza che questi soggetti che, come dire, acquisiscono questi contratti di appalto, poi stipulino, poi disciplinino i rapporti di lavoro in base a contratti collettivi che non sono propriamente sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che, come dire, prevedono delle retribuzioni ampiamente sotto il limite sancito dall'articolo 36 della Costituzione attraverso appunto quel rinvio alla contrattazione collettiva. È una circostanza a cui prestare grande attenzione, perché poi il lavoratore che agisce per ottenere il pagamento delle differenze retributive agirà anche nei confronti della stazione appaltante, nei confronti di colui che ha appunto conferito l'appalto. E lui sarà tenuto al pagamento di quelle differenze retributive proprio in forza del meccanismo della solidarietà di cui all'articolo 29. Altro istituto che rapidamente esaminiamo, ma che merita un po' di attenzione, è quello del distacco, che si ha quando, come dice appunto il primo comma dell'articolo 30, che ha recepito un orientamento assolutamente consolidato sul punto, quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di un'attività lavorativa determinata. Allora, quali sono le caratteristiche del distacco lecito? Le caratteristiche del distacco lecito, anzitutto, prima di tutto, di un distacco, il distacco si ha, e questo lo differenzia dal trasferimento, quando un datore di lavoro comanda il prestatore di lavoro a prestare attività lavorativa alle dipendenze di altro imprenditore, di soggetto distinto da lui. Nel trasferimento si ha un semplice mutamento della sede di lavoro, nel distacco si ha la prestazione di attività non solo in altra sede, ma a favore di un soggetto diverso, che non è il datore di lavoro. E allora perché questa dissociazione fra il soggetto titolare del rapporto e il soggetto che invece riceve la prestazione lavorativa sia legittima, la legge pone due condizioni. Il primo che questa, la prima condizione è che questo avvenga per un interesse del soggetto distaccante, cioè del datore di lavoro che appunto attua questo distacco. Deve essere un interesse naturalmente inerente all'attività dell'impresa, può essere per esempio l'interesse a che questo prestatore di lavoro apprenda una particolare tecnica lavorativa, oppure presti attività a favore di un'impresa che, pur essendo diversa, fa parte dello stesso gruppo. Ecco, da questo punto di vista la giurisprudenza ritiene che quando il distacco avvenga fra imprese cosiddette infragruppo, che quindi appartengono appunto allo stesso gruppo di imprese, l'interesse si presume. E la seconda caratteristica è che questo distacco sia temporaneo. Non può essere un distacco infinito, cioè non vi può essere questa dissociazione fra titolare del rapporto e colui che utilizza la prestazione per un tempo indefinito. Deve esserci la caratteristica appunto della temporaneità. Fermo restando che poi, come dice il secondo comma dell'articolo 30, il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico normativo a favore del lavoratore. Le altre norme poi prevedono alcune tutele in capo al lavoratore, per cui il distacco, se comporta un mutamento della sede di lavoro di più di 50 km, deve essere motivato da specifiche ragioni tecnico-organizzative produttive,
cioè deve essere motivato come sarebbe motivato un trasferimento di sede di lavoro, anche se qui un trasferimento non è, perché appunto non sia solo mutamento della sede di lavoro, ma sia anche mutamento del soggetto che riceve la prestazione, che riceve la prestazione lavorativa. E se comporta anche un mutamento di mansione, questo distacco può avvenire soltanto con il consenso del lavoratore. Ecco, io concluderei facendo un cenno, proprio un cenno, perché naturalmente voglio dire alle eccedenze di personale. Prima, Francesco, se vuoi, visto che è più c'è una domanda. Prego, prego. Velocemente. Ci sono costi per il datore di lavoro in caso di risoluzione del rapporto che vi ha diritto alla NASPI? Sì, beh, può rispondere il dottor Bettin, che così è molto preciso. Ok, allora sì, nel senso il datore di lavoro che comunque all'interno del rapporto di lavoro versa già una parte contributiva, circa più o meno, prendetelo spannometricamente, un 30% che di solito è a carico del datore di lavoro. All'interno questo 30% viene spacchettato nelle varie gestioni, quindi dal fondo di garanzia, la maternità, la malattia, tutti quegli istituti che ovviamente servono ad assistere, tra virgolette, il lavoratore. Anche per la NASPI chiaramente c'è questa percentuale che viene versata. In più, il datore di lavoro che licenzia il lavoratore è tenuto anche al ticket del licenziamento. Questo ticket di licenziamento è in base all'anzianità lavorativa del lavoratore, quindi fino a 3 anni 500 euro l'anno. Quindi l'azienda deve versare da un minimo di 100, 200, 300, perché questi 500 annuali vengono riproporzionati in base a quanto è stato in forza il lavoratore, fino a un massimo di 1.500 euro, che sono i 3 anni praticamente di attività lavorativa. Se ovviamente ha un'anzianità molto più lunga, chiaramente il datore di lavoro non è tenuto al versamento di questo ticket. Ecco. Grazie. Vai pure a concludere, Francesco? Sì, ecco, allora dicevo, facciamo un accenno alle riduzioni, alle eccedenze di personale, no? E, naturalmente ci occupiamo qui soltanto del licenziamento per ragioni relative all'organizzazione dell'impresa, non ci occuperemo minimamente del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Allora, solo per fornire alcune grandi linee che consentono magari solo di orizzontarsi. Allora, i licenziamenti legati alle ragioni dell'impresa si dividono in due grandi categorie: i licenziamenti individuali e i licenziamenti collettivi. I licenziamenti individuali sono quelli che interessano uno o più prestatori di lavoro, e gli interessi collettivi, i licenziamenti collettivi, quelli che interessano un numero di almeno 5 lavoratori rispetto ai quali l'azienda manifesti l'intenzione di procedere al licenziamento nell'arco di 120 giorni nell'ambito di una stessa provincia e per ragioni sostanzialmente omogenee. Quindi, contrariamente a quello che succedeva fino alla fine degli anni 80, oggi, a partire dalla legge 223 del 1991, la distinzione fra licenziamento individuale e licenziamento collettivo è una distinzione puramente numerica, nel senso che la disciplina sui licenziamenti collettivi, ripeto, e lo vediamo nella disposizione di cui all'articolo 24 della legge 223 del 1991, si applicano solo quando l'imprenditore intenda effettuare nell'arco di 120 giorni almeno 5 licenziamenti determinati da ragioni che inerenti l'organizzazione, la riorganizzazione, le difficoltà economiche dell'azienda nell'ambito di una stessa provincia o comunque per ragioni omogenee. Quindi
Il criterio è puramente numerico e questa è la prima distinzione che va fatta. La seconda distinzione, la seconda annotazione che va fatta è che queste distinzioni riguardano le imprese che occupano più di 15 dipendenti. Nelle imprese che occupano meno di 15 dipendenti, la disciplina sui licenziamenti collettivi non si applica comunque. Mi spiego. Se ho un'impresa che ha 12 dipendenti e ne voglio licenziare 8, non devo osservare alcuna procedura sui licenziamenti collettivi, perché la procedura sui licenziamenti collettivi si applica solo alle imprese che hanno più di 15 dipendenti. Quindi, per capirci e ricapitolare, disciplina sui licenziamenti collettivi riguarda le imprese che hanno più di 15 dipendenti. Sotto i 15 dipendenti non si applica questa procedura. La procedura sui licenziamenti collettivi si applica a condizione che il datore di lavoro voglia intimare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni nella stessa provincia per le stesse ragioni relative all'organizzazione dell'impresa. Detto questo, e quindi tornando ai licenziamenti individuali che riguardano appunto soggetti, un numero di soggetti tali per cui non si configuri la fattispecie del licenziamento collettivo, il licenziamento individuale, le ragioni per le quali il licenziamento individuale può essere intimato sono indicate nell'articolo 3 della legge 604 del 1966. Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato, lasciamo stare del notevole inadempimento che in questo momento non ci interessa, da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso. Che cosa vuol dire questo? E quando è che un licenziamento individuale può ritenersi giustificato? Anzitutto, come ha chiarito la giurisprudenza, il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo non ha più necessità, non ha più, nel senso che questo orientamento è cambiato da alcuni anni, non ha più necessità di essere motivato da una crisi dell'impresa. Ciò che conta è che questo licenziamento sia motivato e giustificato da una effettiva riorganizzazione dell'impresa in esito alla quale risulti la soppressione della figura del lavoratore interessato al licenziamento stesso. In sostanza, il datore di lavoro che intenda intimare e poi naturalmente giustificare in giudizio in caso di contestazione un licenziamento individuale deve provare la scelta organizzativa che sta alla base della sua riduzione di personale, immaginiamo la soppressione di una certa figura, e le ragioni che stanno alla base di questa scelta, ma solo per dimostrarne l'effettività, non perché quelle ragioni siano sindacabili. Ciò che il giudice deve accertare è solo l'effettività della scelta, ma quell'effettività, la verifica di quella effettività è condizionata anche appunto dalle ragioni che la determina. Il rapporto di causalità fra quella scelta e il licenziamento di quella persona. Se sopprimo la figura professionale del venditore, devo licenziare il venditore, non è che poi posso licenziare un altro. E l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore licenziando in altro ambito aziendale. Questo è un aspetto particolarmente delicato a cui bisogna prestare particolare attenzione, perché come può il datore di lavoro dimostrare l'impossibilità di ricollocazione, la cosiddetta impossibilità di repêchage? Lo dimostra attraverso un ragionamento presuntivo, cioè dimostrando di non aver assunto altre persone in posizioni che poteva, nelle quali poteva essere impiegato il lavoratore in questione o che gli potevano comunque essere offerte in alternativa al licenziamento, sulla base di quello che abbiamo detto quando abbiamo esaminato l'articolo 2103 del Codice Civile in tema di mutamento di mansione. Quando il datore di lavoro voglia intimare un licenziamento individuale e si tratti di un lavoratore assunto prima del 7 marzo del 2015, deve far precedere il licenziamento da una procedura che è disciplinata dall'articolo 7 della legge 604 del 66, come modificato dalla legge 92 del 2012, e che è una procedura che si svolge
davanti all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e che prevede appunto l'esperimento di un tentativo di conciliazione prima che il licenziamento venga intimato. Questa procedura, come dicevo, è obbligatorio esperire soltanto per i soggetti che siano dipendenti da imprese che occupano più di 15 dipendenti e che siano assunti prima del 7 marzo del 2015. Per i soggetti assunti successivamente al 7 marzo del 2015 non è necessaria alcuna procedura, nello stesso modo in cui non è necessaria alcuna procedura per i dipendenti di imprese che hanno meno di 15 dipendenti. Un accenno, perché siamo veramente in chiusura, infine, per quello che riguarda i licenziamenti collettivi. I licenziamenti collettivi sono disciplinati dalla legge 223 del 1991 e, appunto, come abbiamo detto, sono identificati da parametri puramente numerici. La procedura di licenziamento collettivo deve essere aperta da una comunicazione nella quale è necessario indicare tutti i lavoratori occupati, i loro profili professionali, indicare le ragioni per le quali si intende procedere alla riduzione di personale, indicare non i nominativi ma i profili professionali dei lavoratori interessati alla riduzione, indicare le ragioni per le quali non è possibile procedere a soluzioni differenti. In esito all'avvio di questa procedura, le organizzazioni sindacali, la RSU, la RSA, possono chiedere l'instaurazione di un confronto in esito al quale appunto le parti possono raggiungere o meno un accordo in ordine ai licenziamenti. Se lo raggiungono, questo accordo può prevedere, in deroga alla disposizione di legge, anche alcuni criteri in base al quale vengono scelti i lavoratori da licenziare. Se l'accordo non viene raggiunto o comunque le parti ritengono di non individuare dei criteri, valgono i criteri legali che sono l'anzianità di servizio, i carichi di famiglia e le esigenze tecnico-produttive. Ecco, io mi fermo qui, perché ho voluto dare soltanto un cenno, perché ecco, vi sarebbe naturalmente il mondo da dire, ma insomma ho cercato di dare un'idea almeno delle categorie e delle fattispecie che vengono in rilievo. Beh, che dire, un grazie davvero all'avvocato Francesco Rossi, lavorista, che abbiamo visto si muove con estrema disinvoltura in tutti gli istituti che vengono in rilievo, che possono essere coinvolti da una crisi di impresa da gestire con l'intervento dell'esperto che verrà nominato. E un grazie davvero anche al dottor Riccardo Bettin dello studio Gambalonga, perché anche i suoi interventi così puntuali hanno fatto capire in modo semplice cose che semplici in realtà non lo sono, se si vanno a vedere da soli. Entrambe hanno esperienza da diversi anni nell'ambito delle crisi di impresa per quanto riguarda la gestione dell'aspetto giuslavoristico, come avrete capito, perché altrimenti non ci sarebbe così la possibilità di spiegare in modo chiaro, in modo lineare, questi istituti e queste figure che sicuramente un esperto, non dico deve sapere come loro, però deve avere una confidenza con queste problematiche proprio per sedersi al tavolo della negoziazione. Allora grazie veramente tanto ad entrambe, vi saluto, vi ringrazio tantissimo e andiamo a chiudere dando appuntamento a tutti voi che avete seguito oggi questa maratona, perché è una vera maratona di 8 ore, a una nuova maratona venerdì prossimo per quanto riguarda le dirette. Sarà una maratona di altre 8 ore incentrata su tutte le tecniche e su tutte le tematiche che hanno rilievo nella sede della negoziazione, della mediazione, della trattativa, di come gestirla. Queste 8 ore però dovranno essere precedute da 2 ore in modalità asincrona che spero saranno disponibili fin da mercoledì pomeriggio sera. Quindi vi invito a seguirle prima delle 8 ore di venerdì prossimo. Prossimi giorni saranno caricate poi le altre lezioni asincrone che abbiamo registrato i giorni scorsi e che potrete seguire.
Grazie ancora a tutti. Adesso ricordatevi di termina e di invia per non azzerare il timer della vostra frequenza, sempre di volta i corsisti. E ancora grazie, avvocato Francesco Rossi e dottor Riccardo Pettini. Grazie a voi. Grazie a voi e buona serata a tutti. Grazie Domenico, grazie Andrea, buona serata. Grazie a voi.